dignità. Un'altra osservazione, le pene, vuol dire che la pena non è solo quella carceraria. Questo è un altro importante passaggio. Noi siamo portati a pensare che la pena sia sempre il carcere, non è così. Le pene sono anche pene diverse, pene alternative, pene che possono essere fuori dal carcere. Ecco, bisogna entrare in questa idea in cui la sanzione non è quella sempre inframuraria, quella che vede le persone chiuse all'interno degli istituti di pena. Il secondo passaggio è quello della rieducazione. Non è possibile che non ci sia, e c'è una recentissima sentenza, la 10 del 2024, della Corte Costituzionale, che ha ribadito la necessità della affettività interna alle carceri, che dice con molta chiarezza che lo Stato ha l'obbligo di disegnare i percorsi rieducativi per i detenuti, il detenuto può o meno accettare questa prospettiva. Quindi una geometria variabile in cui lo Stato deve, il detenuto può. Questo è il contesto in cui si muove il sistema carcerario. Allora, i suicidi significa che due sono i passaggi che non funzionano. La sfiducia, la depressione all'interno degli istituti che portano ai suicidi, lo sdegno che porta alle rivolte. Ecco, questi due fantasmi vanno esorcizzati. La depressione, la sfiducia. È sintomatico che ci sono persone che si tolgono la vita a pochi mesi dalla libertà, cioè non vedono la prospettiva del dopo carcere. E noi su questo stiamo lavorando molto attivamente, a parte il fatto che c'è un gruppo che si occupa del tema dei suicidi, ma Forza Italia in particolare, sapete bene, ha promosso con Antonio Tajani questa iniziativa meravigliosa Estate in Carcere, in cui noi abbiamo visitato moltissimi istituti di pena, sia parlamentari che consiglieri regionali. C'è un report che io sto stilando e che è praticamente pronto, manca qualche visita, lo presenteremo alla stampa con delle importanti, diciamo, conclusioni. Quali sono? Sono velocissimo. La prima, il sovraffollamento. Sul sovraffollamento, che è un sovraffollamento, quando si dice il 118-120%, è un dato non vero, perché ci sono carceri in cui c'è il 180% e altri in cui magari non c'è il sovraffollamento, la logica del pollo, cioè sostanzialmente il sovraffollamento zero, troppo, è ha, come posso dire, anche questo variabile a seconda dei luoghi, e noi su questo lo abbiamo ben intercettato. Che stiamo facendo? Tossicodipendenti in comunità e soggetti che non hanno dimora in apposite comunità dove potranno, diciamo così, scontare la pena al di fuori. Saluto Claudio Lotito. Ciao caro. Salve Presidente. E dove potranno scontare la pena pur non avendo un domicilio. Quindi un importante sistema deflattivo che potrebbe portare addirittura 7, 8, anche 10.000 persone al di fuori, e quindi andremo a recuperare quel gap che sostanzialmente costituisce il sovraffollamento. Secondo, e qui le regioni c'entrano pesantemente, la sanità. La sanità negli istituti di pena è vergognosa. Ci sono delle situazioni in cui addirittura un detenuto chiede di essere visitato e dopo 4 mesi nessuno gli risponde. Ecco, questo è un dato gravissimo, perché guardate, la sanità non è soltanto la sanità, è la fiducia del detenuto nelle istituzioni, e provoca quello sconforto che poi fatalmente provoca quei fenomeni. Cioè il sistema carceri giustizia è un sistema come un meccanismo di un orologio raffinato, in cui ogni ingranaggio contribuisce al perfetto funzionamento e al timing delle lancette. La sanità è il secondo passaggio estremamente rilevante. Terzo, la polizia penitenziaria e, diciamo, il personale amministrativo. Anche qui abbiamo delle carenze di numeri, ma c'è un piano assunzionale, forse il più potente degli ultimi 40 anni, possiamo dire. Stiamo cercando di rimediare a queste carenze. Devo fare un plauso alla polizia penitenziaria. Eroi che sono detenuti insieme ai detenuti. Quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Il buon feeling che c'è fra detenuti e polizia penitenziaria l'ho riscontrato in tanti istituti. Questo vuol dire che l'umanità, in qualche maniera, in questi rapporti più diretti, riesce ad avere un suo peso, e questo è certamente un dato positivo che noi abbiamo riscontrato. Ultimo argomento, il trattamento. Bisogna dare ai detenuti la certezza che ci sono delle alternative. Santa Maria Capua Vetere, vi dico una delle esperienze, c'era una signora che lavorava in un laboratorio di pasticceria, una di quelle signore aveva reati piuttosto gravi associativi, e io le ho chiesto, ma lei che farà? Quanto le manca? Mancano 4 anni, ma che cosa farà? Ah, io ho già deciso, mi apro una pasticceria. Ecco. Allora, capite bene, questo è il punto, cioè bisogna dare una prospettiva che deve essere non soltanto nel quotidiano, ma anche nel medio termine, anche nel lungo termine, se la detenzione fosse lunga.
Questo deve essere, diciamo, il feeling che deve intercorrere fra una corretta politica carceraria e in qualche modo l'umanità nei confronti del detenuto, perché queste persone poi nel 95% dei casi torneranno all'interno del tessuto connettivo, ed è dimostrato, c'è un rapporto CNEL proprio, che chi ha una prospettiva lavorativa e chi lavora all'interno del carcere o anche fuori dal carcere ha il 2% di recidiva, chi non lavora il 70% di recidiva. Quindi capite bene che questa è la prospettiva che noi necessariamente stiamo cercando di assumere. Noi di Forza Italia abbiamo una sensibilità diversa, non me ne vorrà, anzi tu ce l'hai come la nostra. Però voglio dire, noi abbiamo una, come posso dire, una forte densità umanitaria all'interno. Questo neoumanesimo carcerario di cui Forza Italia, con Antonio Tajani, è portatrice, e ha un costo. Ha un costo perché significa avere il coraggio di affermare in questa realtà politica un pensiero, direi, costituzionale. Ecco, fatemelo dire, una sorta di ritorno al futuro. Noi torniamo alla Costituzione e per questo andiamo verso il futuro. Quindi è un governo che, almeno nella nostra sensibilità, si sta fortemente attivando su questi due canali. No alla sfiducia, alla depressione, no allo sdegno. Chiudo con un'ultima osservazione. Il decreto carceri è tanto criticato. È vero, si può fare di più, come dice Gianni Morandi, ma il tema è che non è un decreto conclusivo, è un decreto che apre il problema. Voi che avete tanta esperienza politica, quanti governi si sono occupati di carcere? Nessuno. Noi siamo il primo governo che si preoccupa di immaginare un intervento normativo all'interno delle carceri per provare a migliorare la situazione, e vi assicuro che non sarà l'ultimo intervento. Sto stilando su incarico di Antonio questo report conclusivo delle visite di tutti i parlamentari negli istituti di pena, con risultati, vi ho detto, molto interessanti, un report che presenteremo alla stampa, molto corposo, e che dà l'idea di come ad un impegno politico di parole, come noi cerchiamo di fare in Forza Italia, si sostituisce molto spesso un impegno nei fatti, nell'interesse della collettività. Grazie. Onorevole Matone. Funziona, sì. Innanzitutto io non sono eletta nella Lega Nord, perché non c'è la Lega Nord, si chiama Lega per Salvini Premier. Ah, era una semplificazione. Scusa, però sì. La piccola correzione. La seconda cosa è che voglio ringraziare Pino Cangemi, perché nonostante le sue scelte politiche io sono venuta, perché comunque stimo e apprezzo il modus operandi di Pino, perché è veramente sempre comunque vicino alla gente, sa fare politica, la fa sul territorio, e quindi io peraltro ho un ruolo istituzionale, perché sono membro della Commissione Giustizia, e quindi ho trovato giusto venire qui. Il terzo argomento è che io conosco bene il pianeta carceri, perché addirittura nel 79, quando ho vinto il concorso in magistratura, ho vinto anche quello per direttore carcerario, ed avendo 6 mesi di tempo ho diretto le murate per 6 mesi, in anni oscuri, lontani e assolutamente tragici. Dopodiché sono stata per 4 anni magistrato di sorveglianza a Roma, e per 2 anni sono stata capo vicario dell'amministrazione penitenziaria. Quindi diciamo che le carceri sono proprio nel mio DNA. Allora, ha ragione l'amico Sisto quando dice che ogni suicidio è la sconfitta dello Stato. E devo dire una cosa molto importante, cioè che voi non avete idea di quanti suicidi sono evitati dalla polizia penitenziaria. Io lo so direttamente, perché dirigendo il DAP come vicario, come capo vicario, e dirigendo l'ufficio che si occupava dei premi, tra virgolette, da riconoscere a chi aveva salvato queste vite umane, erano una marea. Quindi noi abbiamo il numero dei suicidi che è allarmantissimo, ma ancor più allarmante è il numero dei tentati suicidi sventati dalle forze dell'ordine, che sono presenti, e tenete presente che dentro le carceri è obbligatorio stare disarmati, quindi il rapporto è 1 contro 30, più o meno questi sono i numeri. Quindi noi li dobbiamo ringraziare di quello che fanno. Perché si suicidano? Perché non hanno una prospettiva di futuro.
non hanno la possibilità, la capacità e l'opportunità di vedere che cosa c'è una volta usciti di carcere. Ora, noi da una parte abbiamo un ordinamento secondo il quale, questo pochi lo sottolineano, è il detenuto artefice del suo fine pena. Perché dico questo? Perché abbiamo comunque un sistema premiale con la liberazione anticipata, lasciamo stare le discussioni che sono sorte in Parlamento. Io ero, diciamo così, favorevole ad un allargamento del numero dei giorni, ma comunque sia, e la modifica che il DL Carceri ha apportato è che il detenuto, una volta che si vede notificare l'ordine del suo ingresso in carcere, al tempo stesso c'ha già un anticipo di quale sarà il suo sconto di pena, se si comporta bene, in virtù dell'attuale assetto della liberazione anticipata. Allora, ha ragione Sisto quando dice che noi dobbiamo incidere su quelle che sono sì le misure alternative, ma anche la abilitazione e riabilitazione di questi soggetti al lavoro. Perché? Perché quei dati che vi ha dato sono assolutamente dimostrati, e cioè che addirittura il 90% di chi ha una formazione all'interno del carcere non torna a delinquere. E come per la messa alla prova dei minorenni, di cui mi sono occupata per tanti anni, voi sapete che chi viene messo alla prova e completa questo progetto ha il 98% di possibilità, anzi di certezza, di non tornare in carcere? Dei soggetti messi alla prova, e noi dovremmo prendere esempio da questa esperienza minorile, solo il 2% rientra in carcere. Il problema qual è? Che noi siamo in una situazione di sovraffollamento, di degrado, ma tutto ciò è stato creato per anni dai governi precedenti. A me viene da ridere quando il PD ci attacca in aula dicendo non fate niente, non avete fatto niente, quando questa situazione è una situazione che viene dal passato. Il problema reale qual è? È un problema, secondo me, anche all'interno del centrodestra, è la dialettica che c'è tra noi, perché noi, io lo dico perché sono abituata a dire quello che penso, assistiamo non tanto inermi, perché Sisto è un combattente e conta molto più di me, io conto molto di meno come deputato semplice, ha una dialettica tra giustizialismo e garantismo che si riverbera inevitabilmente, il giustizialismo di Fratelli d'Italia, il garantismo di Forza Italia e la Lega che sta in mezzo. E questo però si riverbera su tantissime scelte che riguardano anche il carcere. Allora, io sono d'accordo che noi non possiamo fare tana libera tutti. Perché? Perché comunque la pena ha anche una natura retributiva nei confronti delle vittime e del male fatto alla società. Quindi questa impostazione falsa del PD, perché poi più manettari sono loro, cioè c'è anche da dire questo, che il partito più manettaro che c'è è Movimento 5 Stelle, PD e AVS. E però li troviamo improvvisamente paladini di tana libera tutti. Cioè, io mi verrebbe da rispondere ogni volta, a me non mi freghi, perché mi ricordo quello che hai fatto, mi ricordo come sei. Noi sentiamo in Parlamento delle cose, meno male che voi non le udite, del Movimento 5 Stelle, dove addirittura in Commissione Giustizia una tizia si alzò e disse che l'ideale per loro era non conteggiare nel computo della pena le misure cautelari. Il preso offerto, e sì, si ricominciava a contare dalla Cassazione. Io mi sono alzata e ho cominciato a gridare a Teheran, dovete andare. Cioè, dovete andare in altri regimi. Però questa è la dialettica, indubbiamente un dibattito all'interno del centrodestra tra garantismo e giustizialismo c'è, e si riverbera dove? Sul carcere. Questo decreto carcere, io me lo sono ripassato, non è la panacea di tutti i mali, è un primo passo verso una lettura diversa, e la cosa più importante è il sistema delle misure alternative, perché, e qui chiudo, per la prima volta anche il volontariato, e non soltanto l'attività lavorativa sulla quale dovremmo aprire un file, perché tutto questo lavoro che viene dato ai detenuti, secondo me, nasconde altro, e di più non dico, perché insomma mi sembra molto strano che improvvisamente vengono tutti quanti assunti, ma siamo tutti contenti di ciò. Però adesso si può uscire, grazie a questo decreto, anche attraverso attività di volontariato, attraverso
enti, organizzazioni e quant'altro legittimati dal Ministero della Giustizia. Lavori socialmente utili, di questo nessuno parla, sembra che, insomma, voglio dire, noi dobbiamo buttare la, vogliamo buttare la gente in galera e buttare la chiave. Non è così, e mi taccio. Grazie onorevole. Allora, Stefano Anastasia conosce in prima persona il problema, carcere, chiedo anche a lui un parere su, questa situazione, poi entreremo un attimo un po' più nel, tecnico, prego. Ma allora, io partirei dal, come il vice ministro Sisti, l'onorevole Mattone, partirei da una riflessione sul, sull'enorme numero di suicidi che fino ad oggi abbiamo registrato nelle carceri italiane, che sta superando il più infausto precedente che abbiamo nella storia nazionale, che è di 2 anni fa. 2 anni fa io personalmente, diciamo, attribuivo quell'altissimo numero di suicidi, ce ne furono alla fine dell'anno 85, l'attribuivo all'uscita dal Covid. Era il 2022. Arrivavamo da un periodo durissimo tutti quanti, di chiusure, di limitazioni, e fuori si ricominciava alla vita normale, no? Progressivamente eravamo tornati alla vita normale, dentro si sentiva invece ancora la lunga coda di quella sofferenza. E secondo me il trauma di sentire e di vedere anche questo cambiamento, il cambiamento che accadeva fuori e il cambiamento che non accadeva dentro, era, diciamo, sì, un elemento che in qualche modo incideva, probabilmente ha inciso su quelle che poi sono ovviamente scelte individuali, percorsi individuali, storie individuali che noi non possiamo conoscere fino in fondo. Se questo era il 2022... Io oggi penso che quello che si sente in modo particolare dentro le carceri italiane è, diciamo, la condizione di difficoltà, di sovraffollamento, aggravata dalla mancanza delle risorse, risorse finanziarie sì, ma non solo, risorse umane, lo diceva prima il Vice Ministro, la carenza del personale di polizia penitenziaria. Noi, nel carcere romano di Regina Coeli, la notte ci sono 10 poliziotti che governano 1150 detenuti, 10 poliziotti, uno sta alla porta, uno sta al telefono e poi ce n'è uno per sezione significa che uno si deve occupare di 250 persone e dei bisogni che hanno quelle 250 persone, e se ci sono due che stanno male, diciamo, dovrà scegliere quale, da quale correre prima. Questa è, diciamo, nella vita quotidiana, anzi nella notte quotidiana, l'esperienza del sovraffollamento. E questa cosa pesa la mancanza di risorse, pesa perché pesa nella capacità di ascolto, di come dire, sentire, parlare con le persone detenute, no? Lavoro certamente encomiabile che fanno appunto i poliziotti penitenziari che sono nelle sezioni e che vivono insieme ai detenuti, va distribuito per una quantità di persone per cui alla fine non ce la fanno più. Io ho trovato fino anche poliziotti che facevano turni di 18 di 24 ore perché non avevano i cambi, diciamo. Ecco. Allora, questa cosa pesa nel funzionamento del carcere, pesa nella cura, nell'attenzione che si può dare alle persone, e certamente le storie individuali, ripeto, sono ciascuna una storia individuale, uno scacco, un abbandono, il sentimento di frustrazione per stare lì, la vergogna di stare lì, la vergogna di stare lì. L'ultimo morto a Regina Coeli era un uomo che è entrato a 50 anni per la prima volta in carcere e probabilmente viveva questa cosa come, diciamo, sì, una difficoltà particolare, però tutto questo si aggrava per le condizioni generali del sistema, il sovraffollamento e la carenza di risorse. È vero, come dice il Vice Ministro Sisto, che c'è come dire, un impegno da parte del governo e dell'amministrazione anche nei confronti del personale molto importante. È stato portato a compimento, credo, il riempimento della pianta organica del personale educativo, del personale dirigente negli istituti penitenziari,
la possibilità di avere più medici, diciamo sì, e avere un sostegno all'attività medica in carcere. Sono vere queste cose. È vero però che il problema, per esempio, della penitenziaria è un problema che prende più tempo, è un piano, diciamo sì, che porterà forse, diciamo, a un compimento in anni, diciamo, quelli che saranno necessari, diciamo. E quindi noi viviamo in una condizione oggi di grandissime difficoltà. Obiettivamente questo va detto e va riconosciuto, di cui i suicidi sono solo un sintomo, oppure lo sdegno, diciamo sì, la protesta, l'esagerazione, diciamo quello che è accaduto in molte carceri sono anche quello, diciamo sì, un segno. E però appunto tutto questo ci dice che secondo me qui e ora bisogna fare di più. Io mi iscrivo alla corrente Morandi, insomma, per capirci. L'ho detto anche quando sono stato audito in Commissione Giustizia al Senato sul decreto carceri. Si poteva fare di più, si può fare di più. Ecco, Morandi, Tozzi, Ruggeri. Morandi, Tozzi, non leviamo a Tozzi e Ruggeri quel che meritano. Ecco, allora questo si può fare di più, io credo che alla fine debba mettere in conto, perché questa è la storia italiana degli ultimi 20 anni, e io non ho difficoltà a ribadirlo, debba mettere in conto anche provvedimenti straordinari che riducano la popolazione detenuta. Perché per poter assicurare una pena dignitosa, per poter assicurare un percorso di reinserimento ai condannati per fatti più gravi, che hanno una storia e una pena più lunga da scontare, il sistema non può reggere più di 60.000 detenuti come oggi è. E io credo che questo tema, che è un tema che finora è stato scansato, prima o poi torna, e bisogna saperlo gestire. Così fu, è stato in tante occasioni. Io ricordo l'indultino del 2003, ricordo l'indulto del 2006, in cui ci fu un accordo di governo presieduto da Prodi, opposizione guidata da Berlusconi, che portò a una scelta di deflazione importante. C'è stato il decreto Alfano nel 2010, ci sono state sempre misure straordinarie quando necessario. Io credo che da questa cosa non se ne esca, può essere fatta, può essere governato anche con l'opinione pubblica, perché chi esce sono i condannati che stanno finendo di scontare la pena, sono i condannati a fatti minori, ovviamente, non gli autori di gravi reati. Però questa è una responsabilità che io credo tutti coloro che si occupano di queste cose, che hanno responsabilità istituzionali, debbono avere il coraggio di affrontare. E quindi penso che questo non possa essere un argomento da escludere dal dibattito, e per me è importante se si può dare di più, anche questo potrà essere preso in considerazione. Grazie. Professor Morrone. Ma io intanto voglio ringraziare Pino anch'io, perché è sempre dalla parte dei più deboli. Lo dico perché sono stato in carcere tante volte con lui, siamo stati in carcere durante il Covid, e devo dire ho avuto modo di incontrare, di parlare con le persone detenute, con il personale. Soprattutto all'inizio del Covid c'era una paura spaventosa di questa terribile pandemia. Ho avuto il privilegio di incontrarli, di rassicurarli e di visitarli. Non si può non essere d'accordo, secondo me, con il Vice Ministro, con l'Onorevole Matone e con Anastasia, su un punto. La condizione sanitaria in carcere è vergognosa. Su questo non c'è ombra di dubbio. I suicidi sono l'espressione di un fallimento, non soltanto per le persone detenute, ma anche per il personale. Ma non abbiamo soltanto i suicidi, abbiamo il problema delle persone che muoiono in carcere. Morire in carcere deve essere veramente triste. Noi cerchiamo di evitare che le persone muoiano in ospedale, per far sì che questo momento drammatico sia vissuto tra i propri familiari. Ma la situazione drammatica è stata che non c'è stato nessun tentativo di fare in modo che la riforma sanitaria entrasse in carcere. Questo è il discorso drammatico. Non mi riferisco soltanto alle malattie infettive. È chiaro che in una condizione di sovraffollamento le malattie infettive sono quelle che più si diffondono all'interno del carcere tra operatori e detenuti. L'altro punto sono le malattie oncologiche. Noi non abbiamo specialisti che lavorino in carcere con un'attrezzatura tale da poter fare delle diagnosi precoci. Per cui la maggior parte... Però questo è gravissimo. No, è drammatico, sa perché? Non è soltanto un problema
di dignità, è un problema proprio clinico scientifico di politica sanitaria. Queste persone, quando è che io me ne rendo conto? Quando ormai sono in una condizione di metastasi, una fase terminale. Allora viene concesso poi di uscire, di essere, però ormai quella vita si è persa. Non soltanto, ma quando si richiede una visita specialistica in un ospedale, prima che questa sia possibile realizzata, passano mesi, ed è una cosa terribile. Lo è terribile per i detenuti italiani, per i detenuti stranieri. C'è una situazione assolutamente inverosimile. Ma qual è il discorso? Dai, pensi sovraffollamento, pensi anche al cibo. Il diabete mellito e il diabete immunitario tipo 1 è una malattia drammatica, una malattia che porta a morte, lentamente verso la morte. Poi abbiamo il problema di tutte le altre malattie contagiose, tipo la scabbia, la ftiriasi, i pidocchi, che sono una situazione drammatica. Io devo dire che sono d'accordo con Sisto, io ho incontrato tantissima parte della polizia penitenziaria che aiutava i detenuti in una maniera drammatica, in una maniera incredibile, ma loro stessi si rendevano conto che questa situazione era pericolosa. Allora io sono molto pratico, molto concreto. Abbiamo fatto negli anni delle proposte, delle azioni di entrare in carcere per fare gli screening oncologici che hanno un costo bassissimo. Lei capisce che uno screening oncologico per l'HPV, l'infezione da HPV, non solo nelle donne, lo sottolineo a tutti, ma anche negli uomini, salva la vita alla gente. Oggi lo screening per l'HPV, che non costa nulla, che sta sostituendo il PAP test, significa fare la diagnosi preventiva di tumore anni prima. Si tratta di salvare vite umane. Se noi facessimo lo screening per l'HIV, se noi facessimo lo screening per tanti altri tumori, pensi, adesso io ho presentato una proposta alla Regione Lazio, attraverso, presentato una proposta per fare lo screening dei tumori, ma anche dei tumori cutanei. La maggior parte dei detenuti e del personale che presenta melanomi, carcinomi, epiteliomi, non si rende conto di quello che ha, perché spesso questi tipi di tumore non danno una sintomatologia. Cioè non c'ho bruciore, dolore, tosse, raffreddore, febbre. E allora vengono assolutamente non presi in considerazione. Si tratta di salvare vite umane, tenuto conto di un punto. Non si tratta di solidarietà, si tratta di politica sanitaria. Se io salvo vite umane, e perché si parte dai più fragili, cioè dalle persone detenute? Ma io considero più fragili, ne ho visitati tanti, delle persone che lavorano in carcere, gli operatori della polizia penitenziaria, gli operatori amministrativi. Noi abbiamo fatto diverse già screening in carcere. Sai che cosa è stata la cosa affascinante? Che soprattutto gli operatori avevano la possibilità di fare lo screening senza dover chiedere il permesso, senza dover pagare il ticket, senza dover perdere la giornata di lavoro, all'interno dello stesso posto dove lavoravano. Il ringraziamento è stato enorme. E queste operazioni non costano nulla, si tratta di salvare la vita alle persone. Se noi già abbiamo reso purtroppo difficile il servizio sanitario per coloro che stanno fuori, perché c'è un problema di liste d'attesa, c'è un problema di difficoltà per il numero ridotto di personale sanitario, per la domanda di salute rispetto alle conoscenze scientifiche sempre più alta, a maggior ragione questa cosa è dentro il carcere. Noi dovremmo assolutamente fare un investimento, si diceva prima, sul personale sanitario. Io, guardate, ho fatto tantissimi corsi in tutte le prigioni d'Italia ai medici, e spesso i medici mi dicevano: non vedo l'ora di trovare un altro lavoro, perché me ne voglio andare, perché qui non c'è nessuna possibilità di carriera, nessuna possibilità di aiuto, tecnologie non ci sono, non ho apparecchiature in carcere, io non ce la faccio a stare qui. Quando io specificavo che invece era proprio la situazione di difficoltà che rendeva grande il lavoro di un sanitario, perché si occupava delle persone più fragili e doveva mettere quindi al servizio la propria professionalità e competenza, molti mi hanno scritto: sa che lei aveva ragione, non avevo mai pensato a questo ruolo straordinario del mio lavoro. Al di là della difficoltà di avere anche dal punto di vista economico un riconoscimento prezioso. Allora io credo che se noi investissimo, non entro in merito su tutti gli altri problemi, mi limito al problema della sanità, se noi investissimo di più in un personale sanitario che sia capace, che abbia la possibilità di utilizzare strumenti, ma anche per una visita esterna, che non debba aspettare mesi, perché poi il medio 25 ottobre dell'anno scorso, un gruppo di detenuti ha scritto una lettera bellissima,
una lettera aperta ai medici del servizio sanitario penitenziario. Ha detto: noi vi stimiamo, noi vi ringraziamo, so che fate grandi sacrifici per noi, la nostra vita è nelle vostre mani, perché noi abbiamo bisogno che l'articolo 32 della Costituzione garantisca anche noi, quindi la tutela della nostra salute. Voi fate grandi sacrifici, ma ci rendiamo conto che non ce la fate per mancanza di personale, per mancanza di mezzi, ma noi abbiamo bisogno di voi per tutta una serie di malattie. Io mi riferisco soprattutto all'oncologia, perché vedete, sulle malattie infettive ci sono varie università che entrano in diverse case circondariali, ma sui tumori no, perché i tumori vanno cercati quando la diagnosi è già stata fatta, è troppo tardi. Allora io credo che la dignità di queste persone, la dignità del lavoro, Dostoevskij, sapete, si dice che abbia detto che la civiltà di un paese si misura nella misura in cui voi andate in carcere e vedete il carcere di quel paese. Ecco, io credo che noi dovremmo fare in modo, paradossalmente, che le persone che entrano in carcere e le persone che lavorano in carcere abbiano la possibilità di un servizio sanitario che rispetti la dignità, la professionalità e la tutela davvero della loro salute. Grazie davvero. Allora io il secondo giro lo comincio con una domanda che credo sia pertinente per tutti e quattro i nostri ospiti, perché prima si parlava dell'allungamento dei giorni di liberazione anticipata da 45 a 60 o a 75 a seconda della fattispecie giuridica e del reato. Era una cosa a mio avviso molto interessante e molto utile per il principale problema del sovraffollamento carcerario, dopodiché si è arenata. A che punto siamo con questa valutazione, che sarebbe molto importante portare a termine? Lo chiedo a tutti, perché insomma, ma che rispondo, cosa ne pensate? Ecco. Io rispondo molto, molto volentieri, lo dico subito, noi siamo contrari agli automatismi, amnistia, indulto, liberazione anticipata a pioggia, perché questo, uscire dal carcere perché non c'è posto, non provoca un effetto benefico, provoca quello che dicevo prima, una recidiva praticamente automatica. Noi crediamo molto nella magistratura di sorveglianza, cioè il giudice di sorveglianza che va potenziato, bisogna incrementare i ruoli, questo dipende ovviamente dal CSM, ma bisogna almeno riempire gli organici, deve poter decidere con maggiore fluidità, e questo nel decreto carcere, Simonetta mi è testimone, cioè ridurre alcuni provvedimenti collegiali a provvedimenti monocratici, con maggiore rapidità, istruttorie per esempio condotte già all'interno del carcere prima che la domanda arrivi, e monitoraggio su coloro che hanno titolo ad avere misure alternative e comunque sconti di pena, ripeto, come oggi sono ideati, ma non ovviamente favorire il convincimento che il difetto dello Stato, che per questo è nelle strutture, il sovraffollamento d'incremento, possa comportare un diritto automatico alla libertà. Io voglio aggiungere quello che noi stiamo facendo metodologicamente. Si tratta di una terapia articolata, una terapia che multipiano, chiamiamola così, una sorta di multitasking carcerario. Uno dei problemi che noi vogliamo risolvere è quello della custodia cautelare carceraria. Oggi in questo paese si va in carcere prima che ci sia una sentenza, con troppa facilità. Lo dico con molta sincerità. Abbiamo avuto alcuni casi in cui... Custodia cautelare preventiva, giusto? Custodia cautelare preventiva, certo. Custodia cautelare preventiva. Ci sono stati alcuni casi in cui è stato chiesto addirittura un gesto politico per ottenere un beneficio giudiziario. Credo che questa sia la sintesi clorofilliana patologica di come qualche cosa bisogna farla. E voglio dire su che cosa si sta pensando di intervenire, ed è questo un pensiero di Forza Italia. Ma non è possibile che ci sia un reato commesso in un certo giorno e che solo per il permanere di una certa funzione, quella funzione significhi automatica possibilità di reiterare il reato. Ecco, noi ci poniamo due problemi. In sede orizzontale, se è possibile individuare dei reati per cui capisco che questo è un tema che fa venire la tosse, è un tema delicato, Simonetta capisce bene, partecipa emotivamente. L'acqua ce l'hai? Sì. Sì. Allora, non voglio che diciamo che so che è un tema che in qualche modo condividiamo. Primo tema è una scelta orizzontale, cioè ci sono reati per cui la massima custodia cautelare richiedibile sono gli arresti domiciliari e non il carcere? È possibile pensare che i domiciliari siano l'acme custodiale per certi reati? Ecco, questo è il primo tema. Secondo, c'è un tempo predefinito dal momento della commissione del reato
ha la possibilità di richiedere una misura cautelare. Oggi c'è già nel codice la necessità di tener conto del tempo, ma quando ci sono norme indeterminate, ognuno, ahimè, le interpreta un po' come crede e come ritiene. Porsi il problema della distanza di tempo fra il momento del reato commesso e il momento in cui ci può essere un'apprensione custodiale, la custodia cautelare incide del 25% sul sovraffollamento carcerario, 25%, 20-25%, quindi a seconda poi dei vari momenti, perché sono, questi sono tutti dati variabili. Se voi pensate che da luglio ad oggi si parla di 600 detenuti in più, quindi capite bene come i dati crescono e decrescono a seconda poi dei momenti. Il tema della custodia cautelare è un tema molto rilevante che a mio avviso va meditato, perché noi siamo un paese, guardate, qualcuno se lo dimentica, dove c'è un principio, la presunzione di non colpevolezza, non si chiama di innocenza, cari amici, si chiama di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Tu puoi essere condannato in primo e in secondo grado, ma in questo paese per Costituzione sei non colpevole. Qualcuno se lo dimentica, qualcuno pensa che basta l'informazione di garanzia e tu c'hai il bollo rosso della responsabilità. Noi su questo, guardate, questa è una grande battaglia di Forza Italia, ma anche del governo. Nella riforma Nordio 1 è stata ripresa l'informazione di garanzia non più come stigma, come segno di disapprovazione non soltanto giudiziaria ma sociale, perché questo è il vero punto. No, colui che ha l'informazione di garanzia ha la disapprovazione sociale, ma torna ad essere uno strumento di tutela del cittadino. Perché mi sono permesso di chiedere questa aggiunta: l'informazione di garanzia oggi ha come incipit a tutela del diritto di difesa. A tutela del diritto di difesa, il pubblico ministero, quando ti manda il bigliettino, non dimenticate che l'informazione di garanzia è un atto unilaterale non recettizio, cioè è uno che te lo manda, uno che ti bolla praticamente, non voglio dire a vita, ma ti crea una serie di problemi sociali, personali, eccetera. Questo è un dato che ci deve fare molto riflettere, è un disequilibrio nella giustizia fra processo mediatico e processo delle aule giudiziarie. Ed è scritto in questa norma che tu non solo è a tutela del diritto di difesa, ma mi devi dire perché me la mandi. Perché fino a 10 minuti fa io ti mandavo i numerini con una data, reato 110, concorso, che ne so, 314, peculato, eccetera, eccetera, commesso in Bari, il... Uno si chiedeva, scusa, ma che è sto fatto? Dove è successo? Perché? Per come? Oggi tu hai l'obbligo della sommaria enunciazione del fatto, perché io possa capire e mi possa difendere. Quindi vedete, questo non è un governo che in qualche maniera non ha recepito la nostra, di Forza Italia, sensibilità sul punto. Abbiamo fatto grandi battaglie, ha ragione Simonetta, noi siamo un governo, io mi sono assegnato questa espressione, a sensibilità composita, cioè in qualche maniera abbiamo una sensibilità composita. Guardate, è un'espressione molto elegante, ma di fatto diventa una sorta di cappa e spada quotidiano. Però questa sensibilità composita fa sì che comunque il risultato sia un risultato che, vedete, è sempre nell'interesse del cittadino. E allora la liberazione anticipata automatica non è un buon segnale, è un segnale che va in controtendenza rispetto a tutto questo. Noi siamo anche nella separazione delle carriere, chiudo, noi valorizziamo il giudice. Qualcuno dice, ma questa è una riforma che potenzia il pubblico ministero, ma scusate, un'espressione un po', ma chi se ne frega, l'importante è che il giudice che cresca, cioè a noi interessa che il giudice diventi il punto di riferimento autonomo, indipendente, che il cittadino veda su quel triangolo in cima il giudice, alla stessa distanza l'avvocato e il pubblico ministero. La stessa distanza che c'è fra il giudice e l'avvocato deve esserci per il giudice e il pubblico ministero. E chiedere troppo, secondo me, è chiedere ancora poco rispetto ad una giustizia che deve essere una giustizia, questo lo dice la Costituzione, giusta. Grazie. Onorevole Simonetta Madonna, eri d'accordo invece tu sulla... Io, allora, no, secondo me l'aumento dei giorni di liberazione anticipata è una bandierina che alcune forze politiche volevano piantare, ma non era in alcun modo risolutiva del problema del sovraffollamento, perché avrebbe svuotato, tra virgolette, le carceri al termine di farraginosi procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza di una percentuale infinitesimale di detenuti. Quindi la soluzione non può essere questa.
Sisto ha fatto bene a toccare il tema dei tribunali di sorveglianza. I tribunali di sorveglianza sono in una situazione di estrema difficoltà ed io stessa mi sono fatta parte diligente, avendo peraltro un figlio che fa esecuzione penale, molto concentrato su questo tema, e quindi voglio dire, Sisto ha ricevuto esponenti del tribunale di sorveglianza, esponenti del ministero, perché è lui che ha la delega su questo, e il tribunale di sorveglianza, i tribunali di sorveglianza sono, non dico al collasso, ma quasi. Se tu pensi che quelli che sono liberi ricevono la decisione sul loro procedimento dopo 4 anni, qual è il vero problema? È che le persone che vanno in carcere, quando ci vanno a lunga distanza dalla commissione del fatto, sono molto diverse dal reo. Perché nessuna personalità resta tale e quale, quindi tu vai a carcerare giustamente un soggetto che però non è quello che ha commesso il reato. Ecco perché l'esecuzione della pena dovrebbe essere, non dico immediata, i PM hanno risolto il problema con la custodia cautelare, che è un'anticipazione di pena, ma noi assistiamo in Italia a un assoluto, totale e indiscutibile stravolgimento del senso della misura cautelare, perché la misura cautelare è diventata la pena. Cioè io rimango senza parole quando leggo provvedimenti. Vorrei citare il caso Toti, per esempio. Sì. Nell'ordinanza di custodia cautelare di Toti si dice: noi dopo 4 anni di indagini lo arrestiamo 15 giorni prima delle elezioni perché ci sono le elezioni. Cioè è messo nero su bianco. Io non credevo ai miei occhi nella lettura di quelle carte. Io non credo ai miei occhi anche nei confronti, scusatemi la digressione, del mio segretario di partito, che è stato assolto per la stessa fattispecie dai giudici precedenti. Cioè la difesa non ha dovuto chiedere nulla. È stato il PM di che città era? Catania, che ha chiesto l'archiviazione per l'altra nave, asserendo che si trattava di un processo politico. Il GIP ha archiviato, dopodiché ci ritroviamo la stessa fattispecie in un'altra parte. Questo sistema non funziona. Ma io credo anche che, io non credo molto nella separazione delle carriere, per carità, la faremo e sarà una bella bandiera, però sarà quello che io dico è un'altra cosa. La separazione delle carriere, benissimo, mi vede, come dire, portabandiera nella Lega di questo. Ci abbiamo fatto il referendum, tutto quello che volete, ma la vera separazione deve essere tra le procure e la stampa. Questo. Perché noi assistiamo ad un manovrare l'opinione pubblica a destra e a sinistra, mettendosi d'accordo i pubblici ministeri con quello che deve uscire o quello che non deve uscire. Noi abbiamo posto rimedio a tutto questo vietando la pubblicazione degli atti e ci ritroviamo a vivere un dibattito nel quale si dice si attenta alla libertà di stampa e alla libertà e alla dignità delle persone che vengono svergognate pubblicamente. Chi ci pensa? Non ci pensa nessuno. Quindi noi, devo dire, viviamo in una realtà molto molto complessa, nella quale però noi ci stiamo dando tanto da fare, però vedete, è difficile stare in Parlamento. L'altro giorno io ero affascinata dal dibattito, che di solito è noiosissimo, perché sul 7 in condotta, che vieta la promozione, che mi pare il minimo che si possa stabilire, ho sentito delle cose da parte dell'opposizione demenziali. Eppure il dibattito politico su questa roba è così. Figuriamoci quando arriveremo alla separazione delle carriere. Penso che, non lo so, il Parlamento verrà assaltato dai sanculotti, non so che cosa sarà dura, sarà durissima. Quindi noi, per chiudere, ce la mettiamo tutta. Il carcere è una delle nostre priorità. Noi ci pensiamo, ci lavoriamo, però rendetevi anche conto che di strada da fare, come dicono gli amici qui a sinistra, ce n'è tanta. Grazie. Immagino che invece Garante Anastasia sarebbe favorevole all'allungamento dei 60 o addirittura 75.
Assolutamente sì, ovviamente non c'è bisogno che lo dica. Io penso, come si è inteso dal mio precedente intervento, che sia tempo e sia necessario un provvedimento di clemenza previsto dalla Costituzione, articolo 79, che si articoli in una forma di amnistia e indulto nella misura di 2 anni. È quello che servirebbe al nostro sistema penitenziario per ripartire. Detto questo, poi ovviamente sta alla responsabilità politica decidere una soluzione di questo genere, le altre sono subordinate. La liberazione anticipata speciale per me è una subordinata. Se, diciamo sì, questa cosa, che io ripeterò finché sarà necessaria, quindi, e nonostante tutte le repliche contrarie che mi verranno dette, perché credo che sia proprio quello che serve, se questa cosa non si fa, allora bisogna trovare tutte le soluzioni, e ovviamente tra queste c'è una liberazione anticipata più ampia. Allora a questo punto io vi dico la più ampia possibile, decidete voi i giorni, la più ampia possibile perché abbia gli effetti, certo, più significativi, certo. Perché ha ragione l'onorevole Mattone, altrimenti il rischio è che non si produca nulla o comunque si produca con una macchina molto complicata di valutazione dei giudici di sorveglianza, eccetera, eccetera, eccetera. La possibilità di intervenire attraverso la custodia cautelare a cui faceva riferimento prima il viceministro Sisto è senz'altro possibile. Io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto sulla custodia cautelare, contro la custodia cautelare come anticipazione di giudizio, contro l'uso, diciamo, della custodia cautelare in qualche modo come penalizzazione, stigmatizzazione dell'indagato, a prescindere dal fatto che poi il giudizio ci sia effettivamente, produca un risultato, però intanto si consegue già il risultato della penalizzazione dell'indagato perché viene esposto al pubblico ludibrio. Sono d'accordo con tutto questo, però bisogna sapere che se, diciamo così, vogliamo intervenire sulla custodia cautelare per avere un risultato in termini di sovraffollamento, lì bisogna intervenire sulla custodia cautelare per i reati di strada, non per i reati di cui si è parlato, per i reati di strada, perché poi alla fine quelli che fanno massa, numero, dentro il carcere, sono i piccoli spacciatori, i furti, le rapine, le scippie, eccetera. Quello sono i numeri. Diciamo, quindi se pensiamo che un intervento sulla custodia cautelare può avere un effetto sul sovraffollamento, bisogna sapere che è di quello che parliamo. Perché fortunatamente almeno questo a Toti è stato risparmiato, cioè certo, quello di portarlo in carcere, ecco, no, giusto per avere, diciamo, un elemento di riferimento. Quindi io dico, bisogna calibrare gli interventi rispetto alle necessità. Sicuramente c'è un problema di, diciamo così, confinamento della custodia cautelare alle strette necessità, poi c'è un problema, che però secondo me è un altro problema, del sovraffollamento e come il nostro sistema viene ricondotto alla capacità di funzionare, rispondere a quelle necessità di tutela della salute, di sostegno e reinserimento sociale, eccetera, eccetera, eccetera. E per quello servono altre misure. Io l'ho detto e lo ripeto, un provvedimento generalizzato di clemenza è la soluzione migliore. Voglio dire anche questo, perché anche questo è importante ed è importante che si sappia. L'ultimo provvedimento di clemenza generalizzata approvato in Italia nel 2006, quello a cui facevo riferimento prima, diciamo, ecco, ha prodotto, secondo i dati delle ricerche che sono state fatte su quelle, che i beneficiari di quel provvedimento nel termine dei 5 anni dal fine della pena sono rientrati in carcere nella misura del 35%, per la precisione 33,92%. Il tasso di recidiva di quelli che scontano interamente la loro pena in carcere e poi ne escono, calcolato nello stesso identico modo dal Ministero della Giustizia, è del 67%, che significa che far uscire qualche mese prima una persona dal carcere con la minaccia che se poi commette un reato si riprende anche la pena di prima, produce una recidiva della metà rispetto a quella ordinaria. Questo è un dato di fatto di cui è importante sapere e conoscere. Volevo un'ultima cosa, sì, fuori argomento da dire. Io volevo, siccome prima si è parlato di sanità, volevo tributare, diciamo, anche il mio piccolo penny, diciamo, sia
al presidente Cangemi, lo chiamo presidente perché è autorevolissimo presidente del Consiglio regionale quando lo presiede, diciamo, nelle sue funzioni, diciamo, proprie, non vorrei entrare in altre questioni, perché grazie a lui, diciamo, grazie al suo impegno di questi mesi, questi due anni, la Regione Lazio sta facendo grandi investimenti sulla sanità in carcere, a partire dalle famose sale operatorie di Regina Coeli, e ha un progetto che è in corso di realizzare un polo sanitario anche dentro il complesso di Re Bibbia. Allora, professor... Professor Morrone, a lei le chiedo in aggiunta quanto è stato difficile vivere il Covid dentro la carcere, spiegarlo a già persone terrorizzate e quant'altro. Due punti volevo sottolineare. È chiaro che anch'io sono favorevole a qualunque forma di possibilità di far uscire le persone prima, con quelle caratteristiche giuridiche. Perché? Quando ci fu la diffusione dell'infezione dell'AIDS, e ci accorgemmo che era molto diffuso tra i tossicodipendenti, una delle soluzioni d'emergenza fu quella di cambiare la siringa di coloro che si drogavano. Una cosa folle, alcuni dissero una cosa folle, perché scusa, tu devi fare in modo che uno non si droghi più, ma io avevo un'emergenza immediata di evitare la diffusione. Allora in questo caso, e ha ragione lei, io ho un'emergenza immediata, quella di evitare la diffusione delle malattie in carcere e di avere delle diagnosi corrette. Allora ecco, ma il discorso sul Covid-19 è importante perché, vedete, adesso noi siamo tutti riuniti qui, mascherine non ce ne sono. Perché? Perché abbiamo la certezza che l'infezione del Covid-19 è sostanzialmente scomparsa, cioè è ancora presente ma è poco. Durante il Covid-19 in carcere sono state fatte delle sperimentazioni straordinarie, non tanto per far uscire prima le persone, ma per non farle entrare. Perché tutti i sintomatici si evitavano che potessero entrare, perché il problema del sintomatico era che infettava sicuramente tutti e infettava a distanza. Allora io mi chiedo, come mai noi questa grande straordinaria paura della pandemia Covid-19 non ne stiamo recuperando la parte migliore? La parte migliore è quella di evitare che le persone entrino in carcere. Chiaro che sono favorevole a farle uscire prima, e evitare che le persone entrino in carcere è facile, è un problema culturale, un problema giuridico. Se noi riuscissimo a fare più situazioni domiciliari, ma c'è un'altra realtà, come diceva Anastasia sui piccoli spacciatori, su tutta questa gente che riempie purtroppo il carcere, non hanno spesso il domicilio, non hanno una residenza, e quindi tu dove glielo fai gli arresti domiciliari? Allora anche lì, come noi abbiamo fatto dal punto di vista sociale delle persone senza fissa dimora, gli abbiamo inventato un domicilio, sapete che c'è questa invenzione del domicilio per far sì che possano avere dei loro diritti, la stessa cosa si può fare in carcere. Io sono dell'idea che non debbano entrare, perché entrare in carcere è un fallimento e, data la situazione sanitaria assai a rischio per tutti, ma compreso soprattutto il personale corre dei rischi dal punto di vista sanitario drammatici, a fronte di un lavoro, devo dire, spesso poco remunerato e poco riconosciuto anche nella sua dignità, a parte le parole giustamente dell'onorevole Mattone, di Anastasia e del Vice Ministro sulla grandezza del personale che opera in carcere. Allora io dico che noi non dobbiamo far entrare e utilizzare tutte quelle metodi e tutte quelle situazioni che sono state create e sono state utilizzate in maniera molto efficace. Il carcere correva il rischio di essere una bomba dal punto di vista dell'infezione della pandemia, siamo riusciti ad evitarlo, io direi di continuare su questa strada. Professore, grazie. Allora siamo strettissimi con i tempi, io ho solo da chiedere l'ultima battuta al Vice Ministro Paolo Sisto su un tema che a me preme molto, cioè visto che si parla di sovraffollamento, il lavoro all'esterno e quindi quello che fanno le cooperative. È il caso, vista l'importanza di, insomma, incentivarle, di stargli dietro, di promuoverle un po' di più magari? Essendo quello che ha fatto più chilometri, mi prendo un minutino per dire una cosa in più sui rapporti fra PM e stampa, ma voglio essere testimone di qualche cosa che il governo ha realizzato. Primo, lo si diceva, oggi i pubblici ministeri non possono più autonomamente comunicare, è soltanto il procuratore della Repubblica col 188 che può fare comunicati stampa e deve autorizzare le conferenze stampa. Quindi a questo si è posto rimedio di seguito ad una direttiva europea, la 343 del 2016. Aggiungo, oggi con Nordio 1 non sono più pubblicabili le intercettazioni se non quelle
che il giudice indica nel suo provvedimento. Guardate, questa è una rivoluzione copernicana. Copernicana. Cioè, se l'imputato all'amante non si pubblica. Noi siamo stati abituati al Bronx delle qualcosa. Intercettazioni, cioè si andavano a cercare le intercettazioni, non quelle che informavano, perché va detto, cari amici, l'articolo 21, scusa, io su questo sono perentorio, l'articolo 21 non è un liberi tutti, cioè il diritto di cronaca, tu puoi informare su quello che è pertinente al fatto di reato, tutto il resto non è consentito, quindi non è che l'articolo 21 è una sorta di macete che tu puoi agitare nel mondo e puoi pubblicare quello che vuoi. Tu puoi pubblicare, secondo le regole, quello che è pertinente all'informazione relativa al fatto di reato. Quindi è il giudice che oggi nel suo provvedimento indica le intercettazioni e tu puoi pubblicare soltanto quelle. A me sembra che il passaggio sia non secondario. Aggiungo, la mancata possibilità di pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare di prossimo conio non soltanto integralmente ma anche per stralci. Noi dice, ma che cambia? Cambia. Perché se io pubblico le parole del giudice prima di una sentenza, che l'ordinanza di custodia cautelare nasce prima di una decisione, il cittadino percepisce che un giudice ti dice che hai gravi indizi di colpevolezza. Se il giornalista fa il riassunto, è il giornalista che fa il riassunto. Ai fini della presunzione di non colpevolezza è un cambiamento, anche questo, molto rilevante. Un ultimo dato, il sequestro dei telefoni cellulari. È passato già al Senato, spero che alla Camera arrivi quanto prima, diamoci una mossa da questo punto di vista, la normativa per cui oggi il pubblico ministero ti prende il telefonino, te lo copia e ciao. Non sarà più così. Dovrà chiedere al giudice il permesso di prenderti il telefonino e quando vorrà prendersi messaggi o WhatsApp dovrà seguire un altro provvedimento autorizzativo del giudice nei limiti di quanto è consentito per le intercettazioni telefoniche. Quindi siamo di fronte ad un cambiamento, vedete come il governo, e questo non me ne vorrà nessuno, ma diciamo così, è un bel gioco di squadra in cui noi facciamo il center forward, come si suol dire, centravanti, no? Dico bene, Presidente Lotito, center forward e centravanti. Io diciamo sono onorato di poter dire che questo è un governo che ha questi temi, e vengo subito adesso al tema. Quindi diciamo c'è tanta voglia di limitare costituzionalmente i rapporti fra informazione e giustizia. E vengo al tema delle comunità, un tema decisivo, delle cooperative, un tema decisivo, che si affianca, e rispondo al professor Morrone, a quello delle comunità che oggi hanno due tipologie, quella per i tossicodipendenti e quella per i senza dimora. Noi stiamo facendo un elenco di tutte le cooperative che possono ospitare i senza dimora, quindi è una sensibilità che noi abbiamo già recepito, siamo già al terzo stadio per raggiungere poi l'obiettivo. Le cooperative sono fondamentali, guardate, e io dico sempre che il futuro del carcere è fuori dal carcere. Se si riesce a portare il detenuto fuori dal carcere, questo dà al carcere una dimensione completamente diversa. Ci sono tante realtà, c'è stata una convenzione con il CNEL, l'Ottomatica, c'è questa cooperativa Elis che si occupa di piazzare, il termine giusto è piazzare, tanti detenuti in importanti società che poi diventano, in gran parte dei casi, la percentuale del 50% che non è bassa, diventano poi dipendenti di quelle società quando poi escono dal carcere. Quindi vedete, tutto questo c'è e ha ragione chi mi sta intervistando a sottolineare veramente quattro volte la rilevanza di questo lavoro delle cooperative, che in qualche modo ci consentono di avere altri sbocchi, perché lo Stato da solo ovviamente non ce la fa, non è che noi possiamo garantire nello Stato, c'è bisogno, e chiudo, di questa sinergia pubblico-privato. Questa è un'altra grande scommessa, io sono convinto, ho fatto il penalista per 42 anni, ora temporaneamente stoppato dall'esperienza di governo, ma se uno gratta qui c'è sempre la toga sotto la pelle. Io sono convinto che il futuro è una nuova sinergia pubblico-privato in cui il privato, rispettando le regole, diventa partner del pubblico. Cioè basta questo scetticismo nei confronti del privato, delle imprese, tutto quello che è. Cioè io sono convinto che le imprese e il privato sono il più importante investimento che il pubblico possa fare per finalità pubbliche. Sembra un bisticcio, ma è proprio questo. E questo modo di procedere, cioè le cooperative che cercano di dare lavoro ai detenuti, è una forma certamente importante che dà l'idea, un piccolo bonsai, dei tanti risultati che si potranno raggiungere. Grazie, abbiamo rubato un po' troppo tempo, ma ne valeva credo la pena, ne valeva anzi assolutamente la pena. Grazie.
Francesco Paolo Sisto, grazie all'onorevole Simonetta Mattone, grazie a Stefano Anastasia e grazie al professor Aldo Morrone. Allora, se magari i relatori possono abbandonare il palco, si presentano i relatori, tanto si avvicinano piano piano si avvicinano i relatori di altro step, prima del prossimo panel ospiteremo qui il presidente Lotito, è arrivato. Allora, in maniera ordinata, vi invito a rimanere seduti perché non ci fermiamo, perché siamo nei tempi e faremo di tutto per rispettare gli orari, anche perché alle 12.30 io e il Presidente Lotito ce ne andiamo. Oh, chi vuole capisca. Intanto salutiamo Don Antonio Coluccia. Un applauso a Don Antonio che stamattina come sacerdote della comunità di Itaca ha celebrato la Santa Messa. Guardate, per favore un po' di ordine. Ordine e disciplina. Scusate, è così. No, le foto. Fate le foto, almeno. Sì. Non adesso, perché siamo in ritardo. Non è finito. Scusate, per favore, se vi sedete, che noi dobbiamo terminare i lavori. Sono 3 giorni che siamo qui. Mario, un secondo che facciamo fare un saluto al Presidente, un attimo e poi vi chiamiamo. Allora, per favore, tanto sono arrivati anche gli ospiti dell'ultimo Focus, c'è il Sindaco Baccini, l'Onorevole Trancassini, il Coordinatore del Partito Democratico Daniele Lodori. Allora, per favore, Paolo. Per favore. Un attimo soltanto. Parla direttamente con lui, perché lui ha parlato già sopra con Mantovano e con tutti, devono parcarsi. Per favore, sì. Sì, intanto vi preghiamo di accomodarvi, però, perché sennò perdiamo un sacco di tempo. Gli altri ospiti già sono arrivati. Allora Paolo, un attimo soltanto e poi vi mettete seduti. Ho detto parole. Un attimo soltanto, è un secondo solo, che il Presidente qua dice 2 parole e poi. Io mi rimetto al posto mio. No, c'è la serie, c'è la roba sua. Ci sono, eh? Aspetta Paolo. Chi?
Grazie. È stato un onore e un piacere. Un onore enorme. Allora salutiamo con un applauso il vice ministro Sisto che lascia il palco di Itaca. Un applauso, grazie. Francesco, mi dai un altro microfono? Sì, un altro per il presidente. Che parlasse con me. Allora. Funziona? È spento. Scusate, devo farmi perdonare del ritardo perché io sono arrivato con 7 minuti di ritardo, vabbè, qui ci abbiamo le cose cronometriche, capisco. Non erano 7, eh? Vabbè, 8, non ci cambia nulla. Sicuramente questo appuntamento è un appuntamento fondamentale, quando dico fondamentale per chi fa politica, per chi rappresenta le istituzioni, per i cittadini. Perché? Perché mette della condizione ognuno di noi a riflettere su alcuni temi che sono temi quotidiani, della vita quotidiana, e cercare di trovare anche le soluzioni di carattere pratico. Perché la politica, vedete, che cosa deve fare? Deve ascoltare il territorio, ricevere quelle che sono chiaramente le necessità dei cittadini e deve dare risposte. Risposte concrete, pratiche, non chiacchiere. E penso che da questo palco siano uscite da diversi anni delle soluzioni importanti. Adesso abbiamo visto la storia delle carceri, ad esempio, dove al di là delle appartenenze politiche, dove sicuramente le scelte da parte della politica sono improntate sulla base della professionalità in primis, ma soprattutto della conoscenza effettiva dei problemi. E i problemi uno li conosce solo attraverso le persone, perché chiaramente chi è che vive in carcere? C'è una popolazione di detenuti e chi vive fuori non conosce quelle che sono le tematiche e i problemi che ci sono. Allora noi dobbiamo trovare attraverso il dibattito, che sia un dibattito come quello attuale, dove non ci sono barriere, dove non ci sono appartenenze, ma solo un dibattito per trovare le soluzioni migliori per dare soluzione a quelli che sono i problemi, nel caso di specie dei carri. Itaca che cosa rappresenta? Rappresenta un appuntamento fondamentale. Perché? Vedete, il tema parla custodi del passato. Magistra vitae, diceva la storia, cioè l'esperienza è maestra di vita. Ma noi questi insegnamenti del passato li dobbiamo trasportare nel futuro. E dobbiamo fare delle proposte concrete per il futuro, per i nostri figli, perché stiamo attraversando un momento di forte cambiamento attraverso, abbiamo visto, l'intelligenza artificiale, che non può sostituire l'uomo, ma deve essere a supporto dell'uomo, non in sostituzione dell'uomo, che sta determinando uno sgretolamento assoluto di quelli che sono i valori dell'essere umano. Perché l'uomo non è solo intelligenza, ma anche chiaramente ha l'aspetto spirituale. Kant faceva una differenza tra fenomeno e noumeno, phainomai, apparire, e purtroppo la popolazione attuale è tutta proiettata sul phainomai, sull'apparenza, sull'apparire. Quindi i nostri giovani con questi maledetti telefonini hanno perso il contatto dell'essere umano e della capacità anche di conoscere la mimica facciale delle persone, non lo diciamo sempre, e la politica ha un obbligo. E in questo caso noi stiamo predisponendo una norma che vieti l'utilizzo dei telefoni al di sotto di una certa età. Perché diventano, noi non dobbiamo dimenticare, che questi ragazzi saranno i futuri genitori del domani. E se oggi chiaramente hanno perso la capacità di potersi interrelazionare con gli altri a livello emozionale, a livello spirituale, ieri è stato fatto quell'incontro con padre Fortunato per far capire
che la spiritualità ha un, è un valore assoluto, importante, deterrente per alcuni comportamenti. Questa recrudescenza di atteggiamenti parossistici da un punto di vista della cattiveria umana cosiddetta nasce proprio dalla mancanza di valori, e noi dobbiamo ripristinare una società basata sui valori, non solo sulle soluzioni, ma soprattutto sul recupero dell'essere umano a 360 gradi. Itaca fa questo, cerca di portare scandagliato a 360 gradi con una serie di dibattiti, tutta una serie di tematiche che sono le tematiche quotidiane della vita di ognuno di noi, e cerca di dare risposte concrete attraverso le soluzioni che noi riteniamo che la politica debba dare per risolvere definitivamente questi problemi. Quindi io vengo così al padrone di casa perché ho un centro sportivo qui, insomma, bene o male lo sanno tutti, da 30 ettari, cioè è il centro sportivo più grande d'Italia, quindi qui c'è qualche, e sono chiaramente un supporto assoluto di questa iniziativa, perché ritengo che la politica è ascolto, la politica però anche tradurre l'ascolto in fatti concreti, e noi vogliamo fare questo, dare risposte concrete ai problemi dei cittadini con totale spirito di servizio. Grazie. Allora, grazie al senatore Notito. Prima di lasciare il palco all'ultimo focus della giornata, voi sapete che la tradizione vuole che Itaca non termina con le conclusioni, cioè nel senso è una piattaforma che rimane aperta, quindi tutti, senatore Lotito, un attimino solo, tanto siamo tutto, quindi è un momento questo che rimane aperto sostanzialmente nel dibattito politico, ma alcuni numeri vanno elencati: oltre 2300 iscrizioni ad Itaca, cioè 2300 persone si sono registrate sui nostri siti in questi giorni, 64 relatori, 20 premiati, che risiede al premio Itaca, ha visto su questo palco sull'eccellenza del prefetto di Roma, il capo stato maggiore dell'esercito, il comandante dei ROS, padre Enzo Fortunato, 4 ministri, cioè questi sono numeri che hanno messo in moto una comunità. Quindi lo dico al mio coordinatore regionale, qui c'è una comunità che fa politica, non partitica, fa politica, cioè si occupa delle criticità, dei problemi, si occupa soprattutto di correre in soccorso a chi è rimasto indietro. Questa è la mission che ci siamo dati, e su questo noi faremo il nostro baluardo e obiettivo politico nei prossimi anni. Io vi ringrazio a tutti idealmente, e ripeto, non chiudiamo a mezzogiorno e mezzo perché io e Lotito abbiamo la Lazio che gioca a Firenze, no, però rispettare i tempi significa anche permetterci questo. Quindi io lascio il palco all'ultimo appuntamento di questi 3 giorni lunghissimi, belli come non mai, e ringrazio il sindaco Gianfilippo Santi che ospita per il 7° anno consecutivo Itaca, e lo ospiterà per i prossimi 8 anni, perché te ne mancano 3 e i prossimi 5 li dovrai fare come sindaco, quindi avremo ancora un lungo percorso, un lungo viaggio di idee, ma soprattutto di progettualità politica. Quindi chiudiamo con custodi del passato per un futuro di speranza, l'ha detto anche Don Antonio Coluccia nella sua omelia domenicale, quindi l'ha presa come elemento di riflessione domenicale. Quindi con questo augurio io credo che noi vinceremo le prossime sfide e sicuramente riavvicineremo i cittadini a quello che è l'elemento politico più importante, cioè il confronto, il dibattito e soprattutto la capacità di ascoltare anche gli altri. Buona domenica a tutti. Bene, a questo punto invitiamo qua sul palco i prossimi relatori. Mario, prego. Mario Baccini, Claudio Fazzone, Paolo Trancassini, Giancarlo Righini, non so dov'è Giancarlo, no, già dopo. L'assessore Schiboni, dov'è? Eccolo, prego assessore. Giorgio Simeoni, Giorgio. Daniele Leodori è arrivato nel frattempo, eccolo, ecco Daniele. Sì, il professor Michetti, ah scusi. Enrico, scusami. E il professor Michetti, eccolo, già posizionato. Eh?
E manca Righini. Può iniziare? Allora, buongiorno a tutti, a tutte le autorità, a tutti i presenti, veramente un ringraziamento forte. Saluto per salutare tutti il sindaco di Formello, il Pino che si è occupato, ha fatto il grande sforzo organizzativo, lo Tito che giustamente è colui che qui ha una presenza stabile. E poi tutti quanti voi che siete, voglio dire, qui presenti e che date forza, animo e siete, voglio dire, il contenuto essenziale di questa manifestazione. E io inizierei questo dibattito parlando di un tema, perché noi siamo partiti questa mattina con il tema delle carceri, per cui si è parlato molto delle garanzie. Però ci sono dei temi che comunque coinvolgono il Parlamento, perché tante garanzie anche su quelli che sono i reati bianchi e che affliggono poi gli enti locali. Il governo ha fatto un ottimo lavoro sull'abuso d'ufficio, però c'è un altro reato, il traffico di influenze. L'attività politica ha previsto che ci fosse un indirizzo e questo indirizzo politico lo doveva dare il governo. Nel 2012, un governo tecnico, privo di indirizzo politico, è chiaro che per supplire, voglio dire, all'assenza di un indirizzo che in qualche misura è proprio compito della politica, ha dovuto dettare delle norme che dessero in qualche misura alla giustizia, all'organo di giustizia, il compito di supplire a questa vacatio. E quindi nasce questo reato, il traffico di influenze. Ma se voi pensate che un provvedimento amministrativo, nel momento in cui non ha carattere vincolato, è di natura discrezionale, per cui è decisione, è scelta, già di per sé importa un'influenza. Cioè il provvedimento ininfluente è un provvedimento inefficace che non serve. Per cui, voglio dire, la magistratura attraverso questo reato, che devo dire, contrariamente a quello che accade ritualmente nel circuito mediatico, viene utilizzato con grande parsimonia dalla magistratura. Perché la magistratura potrebbe invadere il campo dinanzi a qualsiasi scelta discrezionale. E se voi pensate, e poi arrivo alla domanda, se voi pensate che anche all'interno di un tribunale, voglio dire, ci sono su casi similari scelte diverse, potete immaginare il funzionario pubblico nel momento in cui gli si para dinanzi il caso e deve assumere una decisione che poi potrebbe essere sindacata da un'onorata giustizia, con quale preoccupazione, con quale timore, ecco, affronta, voglio dire, il caso che gli si para dinanzi. Per cui io inizierei con l'onorevole, il senatore Claudio Fazzone. Voglio dire, questa riforma della giustizia, senatore Claudio, è una riforma in itinere, ossia dopo l'abuso d'ufficio si procederà anche alla cassazione, all'abrogazione del reato di traffico di influenza. Che ne pensa lei? Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Consentitemi di fare un ringraziamento a Pino Cancemi che ha organizzato ormai da anni questa 3 giorni bellissima, al presidente d'Itaca che insieme a Pino ci consentono di dibattere su argomenti importanti come quelli che stiamo affrontando stamattina. Tornando alla domanda del professor Michetti, il Parlamento certo si sta lavorando, è in discussione una verifica di come entrare e rivedere il traffico di influenza, perché così come è stato creato lascia molti dubbi rispetto a quella che deve essere anche l'autonomia di chi lavora in politica e di chi deve avere un contatto costante con i cittadini.
lascia purtroppo ampi margini di interpretazione alla magistratura questo tipo di reato, è un dovere da parte della politica correggerlo e metterlo nella giusta direzione per consentire alla politica di svolgere il proprio dovere e alla magistratura di intervenire quando realmente ci sono dei reati che vengono consumati da parte della, un rapporto pericoloso tra politico e cittadino o imprenditore. C'è un dibattito, si sta lavorando e prosegurerà le varie riforme, come ha annunciato già precedentemente il Vice Ministro. Sono i primi atti, la riforma della giustizia non si può fare in un unico capitolo, è qualcosa che va vista in maniera differenziata, settore per settore, per poter focalizzare bene quelli che sono i problemi all'interno di un sistema giudiziario italiano. Ecco, questo è quello che sta facendo e farà il Parlamento. Arriveremo anche su questo a prendere una decisione con una nuova legge. Due parole sul caso Toti. Senatore. Il caso Toti, anche qui la collega parlamentare precedentemente ha detto una cosa importante. Quando si legge su un'ordinanza addirittura che si procede all'arresto perché da lì a 15 giorni ci sono le elezioni, questa la dice tutta su quello che la politica deve fare. La politica però deve trovare il coraggio di assumersi le responsabilità di fare riforme vere, non di parlare e innacquare poi quelle che sono decisioni che devono essere decisioni serie, che devono andare nel rispetto di quello che lavora e svolge la magistratura, ma anche nel diritto del cittadino di svolgere la propria vita e attività quotidiana. Quindi il caso Toti insegna che bisogna rivedere anche lì il sistema, perché così non può funzionare. Vede, ci sono altri, le faccio un esempio di qualcosa che è successo nella mia provincia, ad Aprilia. Ad Aprilia viene arrestato un sindaco dopo 5 mesi dalle elezioni per qualcosa che ha commesso 4 anni prima in una giunta dove tutti quelli che erano stati eletti, la stessa maggioranza eletta, non c'entrava nulla e per questo si commissaria un comune e decade la democrazia. Allora, perché non si è la magistratura è intervenuta giustamente, no? Ma perché non l'ha fatto prima, quando questo era stato candidato e interveniva in quel caso perché era oggetto di un'indagine, perché ha atteso che vincesse una compagine politica per poi intervenire e mandare a casa tutti, anche quelle persone che sono state elette democraticamente e che nulla avevano a che fare con questo problema perché non erano né in maggioranza ma neanche presenti nella passata amministrazione. Questi sono casi che la politica deve valutare, deve intervenire per dare un giusto equilibrio alla democrazia. Molto bene. Onorevole Trancassini, il ruolo oggi del consigliere comunale è un ruolo mortificante. Se noi pensiamo che sono stati dati 800 euro per stare sul divano, cioè per rimanere inerti, chiaramente persone che ne avevano bisogno e non. Oggi il consigliere comunale, voi tante volte, tutti voi siete stati, comunque avete fatto questo cursus honorum, e non c'è neanche la possibilità di potersi preparare. Perché? Perché i consigli comunali si fanno di sera per consentire al consigliere comunale di lavorare, ma il consigliere comunale dinanzi ad una legislazione alluvionale che necessiterebbe di formazione, aggiornamento, assistenza, che strumenti ha? È così mortificato? Cioè, qual è il ruolo, la condizione e la dignità del consigliere comunale oggi? Deve essere soltanto un portatore di voti? Deve essere asservito ad una clientela? O può avere un ruolo decisivo per la propria comunità? E allora forse sarebbe opportuno restituirgli una dignità. Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie per questa opportunità, per questo invito e complimenti a Pino Cangemi, agli organizzatori per questo, insomma, per questa 3 giorni che è molto molto importante e che dimostra insomma, che il centrodestra non solo ha la capacità di governare ma c'ha anche l'umiltà di ascoltare, di essere, continuare a stare tra la gente e capire che l'elemento fondamentale poi alla fine è non perdere mai il contatto con il territorio e con le comunità.
E questo credo che sia poi la risposta a quello che mi chiedevi. Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo importante, strategico. Io quando sono diventato parlamentare ci ho messo un anno circa prima di sentirmi a mio agio, perché ero convinto che il salto era molto grande e la mia esperienza di sindaco di un comune di 3.000 abitanti magari non mi avesse formato abbastanza. Poi però mi sono reso conto che invece faceva proprio la differenza. Io oggi, quando parlo con qualcuno che ha fatto il sindaco, che ha fatto il consigliere comunale, cioè che è stato, non dico tra la gente, ma che per forza di cose ha dovuto ascoltare la gente per essere eletto, trovi sempre un interlocutore diverso, indipendentemente dall'appartenenza politica, perché è quello di forma, perché fare il consigliere comunale è molto più complicato che fare il parlamentare. Noi oggi, da qui, se non fossimo persone corrette, potremmo quasi promettere ogni cosa. Ma se fossimo i consiglieri comunali di Formello e dicessimo anche una cosa apparentemente banale, come quella di mettere un lampione su una tal via, da qui a una settimana qualcuno ci ferma per strada e ce ne chiede conto, a differenza di quello che invece può essere un sogno che noi oggi diciamo rispetto a questa o a quell'altra riforma. La verità è che secondo me il ruolo del consigliere comunale, così come quella del sindaco, nel tempo è stata un po' svilita, perché quando io comincio a fare il sindaco, ahimè, posso veramente dirlo, nell'altro secolo, il sindaco era un elemento centrale. Il sindaco firmava tutto, il sindaco firmava i documenti, firmava i mandati, firmava le concessioni, cioè era la politica che dava i tempi e le soluzioni ai territori e dava i tempi e le risposte alle comunità e ai singoli cittadini. Poi è arrivata una riforma assurda come la Bassanini, che ha fatto passare un principio, cioè che la politica è disonesta fino a prova contraria, mentre invece il funzionario e il dirigente è onesto fino a prova contraria, con una piccola differenza: che il sindaco disonesto dopo 5 anni puoi mandarlo a casa, il dirigente disonesto non puoi mandarlo a casa, devi o sottostare a quello che ti dice o, peggio, doverti registrare le cose e andare in procura. Io questa cosa l'ho vissuta malissimo, perché ho fatto il primo mandato senza Bassanini e poi con la Bassanini. Avevo deciso di dimettermi perché, questa cosa la racconto sempre, non fui in condizione di poter rifare il gonfalone della città. Il prefetto ci aveva chiesto questa storia, Enrico Michetti la conosce molto bene, ma per far capire in soldoni qual è il tema, il prefetto ci aveva chiesto di far lavorare le suore di Magliano Sabina, perché stavano per chiudere ed erano delle ottime ricamatrici. Ci consigliò di fare appunto il gonfalone. Io feci una giunta per fare questo, proposi questo, e il segretario comunale mi disse: lei non lo può fare, lei può dare gli atti di indirizzo, lei può dire rifacciamo il gonfalone. E da lì si apre una diatriba fra i miei dirigenti, vigili urbani, ufficio tecnico, su chi fosse materialmente quello che dovesse fare questo. Alla fine troviamo il responsabile, io parlo con il responsabile e gli dico: ok, fai la determina per dare incarico. Dice: no, io devo fare una gara a massimo ribasso. Dico: ma questo non è possibile, perché noi dobbiamo andare dritti, c'è una precisa direttiva. Insomma, ve la faccio breve: io feci un'ordinanza alla madre superiore di Magliano Sabina, e quel gonfalone è stato fatto con un'ordinanza, utilizzando il potere d'ordinanza. Io per molti anni, anche durante il terremoto, ho utilizzato il potere d'ordinanza, però questo espone il sindaco a una serie incredibile di procedimenti penali. Io me ne sono fatti più di una ventina, non sono mai stato associato a reati, diciamo, contro il patrimonio, sono sempre stato assolto, ho sempre dimostrato di aver perseguito un fine pubblico. Ma perché un amministratore deve avere questo, deve fare, per poter fare gli interessi del cittadino, deve per forza forzare la legge, utilizzare il potere d'ordinanza? Quindi il tema è recuperare il ruolo del sindaco, perché il ruolo del sindaco è un ruolo fondamentale, e la riforma dell'abolizione del reato d'abuso d'ufficio va in questa direzione. Noi abbiamo bisogno di sindaci coraggiosi, di consiglieri comunali coraggiosi e di gente che abbia la capacità di stare sul territorio, ma questo indipendentemente dall'appartenenza politica. Se si recupera questo confronto, se si recupera questa vivacità, noi probabilmente riusciremo a riportare le persone alle urne. Concludo: non è un caso che la gente alle elezioni comunali vota per il 90-95% e alle elezioni politico, o peggio quelle europee, vota il 40%. Evidentemente la politica, quella vera, sta sul territorio. Giorgio.
Allora, chiaro. Sappiamo che la metropolitana di Roma, ma Roma è un comune, e quindi il tema della sicurezza è un tema che riguarda un pochino tutti. La metropolitana di Roma, ci sono su 1000 persone che usufruiscono di questo servizio, 14 vengono derubate. E di queste 14, abbiamo la media più alta d'Europa a Roma, di queste 14 il 96% sono turiste, e di queste turiste la quasi totalità non ritorna più a Roma. Voi comprendete il tema? Si dice che manchi, è una questione di ordine pubblico, nel senso che manchi il contingente o comunque la polizia non sia sufficiente. Andando a scavare un pochino, noi vediamo che la riforma Cartabia ha fatto sì che per lo scippo sia necessaria la querela di parte, ossia il poliziotto non può intervenire. Tu, mentre che ti stanno scippando, dovresti correre presso il commissariato, fare la denuncia a colui che ti sta scippando, dopodiché il poliziotto può intervenire. Ecco, allora è chiaro che qui c'è bisogno, c'è un vuoto, o comunque quella riforma, una riforma va bene se nel 70% dei casi colpisce nel segno, ma nel momento in cui la norma viene varata è già vecchia, per cui ha bisogno, voglio dire, di un periodo di laboratorio per essere assestata. Ecco, la riforma Cartabia, voglio dire, indubbiamente presenta dei punti che debbono essere a loro volta riformati. Ma il problema della sicurezza dei comuni, Giorgio, come pensi che possa essere assolto tra tolleranza e rispetto, voglio dire, di quello che è, voglio dire, una garanzia che dovrebbe essere di tutti i cittadini, quella di avere una sicurezza nel momento in cui si esce di casa? Beh, grazie Enrico. Beh, intanto consentimi di unirmi con piacere al coro di elogi a Pino Cangemi, al sindaco di Formello, per questa bella iniziativa che ormai è una ricorrenza politica importante, dove devo dire fa piacere a tutti noi essere stati invitati, perché potremmo dire effettivamente ci siamo. Beh, io questa mattina ho assistito a un dibattito importante, che è stato quello appunto sulla giustizia, dove emerge che un percorso virtuoso sulla giustizia si è iniziato a mettere in campo. Certo, la giustizia è concatenata con forza proprio a quello che è la sicurezza nei comuni. Ho ascoltato anche prima, quando si parla dei comuni, del ruolo del sindaco, dei consiglieri comunali, è tutto vero, però nella verità c'è un po' una cultura che sta cambiando nel nostro paese. Alcune cose che magari prima trascuravamo un po', oggi stanno diventando a tutti gli effetti delle priorità, anzi delle condizioni essenziali. Non c'è dubbio che c'è la sicurezza. Certo, guardiamo la nostra regione. Oggi, tanto più quando si parla di sicurezza, andiamo verso il 2025, anno del giubileo, per cui si parla di 32 milioni di pellegrini che saranno in Italia, 100.000 pellegrini praticamente ogni giorno, ed è chiaro che la sicurezza insieme alla sanità, ci metterei anche uno degli aspetti più importanti. Devo dire, è chiaro, sulla sicurezza c'è un grande sforzo da parte delle forze di polizia, dalla parte delle forze dell'ordine, ci sta un grande sforzo. In tutto questo anche noi dobbiamo un po' adeguarci a quello che veramente avviene. Per quanto riguarda la sanità, io ci tengo a dirlo oggi perché abbiamo avviato un'iniziativa proprio in commissione giubileo importante che riguarda appunto la sanità, e tutto parte, è vero, viene visto spesso come sportivo, ma nella verità parte dal presidente Lotito con un emendamento in Senato di 1 milione di euro, dove adesso ci stiamo lavorando, qui sono fatti questi concreti,
permettere, intanto partiamo dalla città di Roma, ma per fare in modo che possa essere proprio messa in tutto il Lazio, che è l'installazione di defibrillatori, che in medicina comprende bene quanto è importante, per cui noi nell'anno avremo sì emergenze di sicurezza assolutamente, tanto più dai turisti è tutto vero, il mordi e fuggi che scappa, ma nello stesso momento avremo anche problemi di sanità, se ne parlava prima, i pronti soccorsi, le liste d'attesa, per cui è una sfida importante che abbiamo davanti a fronte di una società che è trasformata. E se pensiamo agli ultimi 20 anni è stata una trasformazione epocale in tutto e per tutto. Io quando penso giustamente ai custodi del passato, al futuro, ai nostri giovani, va tutto ridisegnato, la globalizzazione ci è venuta addosso, neanche l'avevamo prevista tanto bene, e ci è venuta addosso e ci sta facendo cambiare in tutto. Certo, oggi più che mai il ruolo delle istituzioni è fondamentale, come è vero che anche lì io sono perfettamente d'accordo, la Bassanini purtroppo non ha portato niente di buono a questo paese, per cui è chiaro che anche lì sarà una cosa da andare a rivedere. La sicurezza è chiaro, una sicurezza su tutti noi, noi abbiamo tante opportunità che prima di tutto è proprio il vivere civile che dobbiamo abituarci tutti ad avere. Certo, un ruolo importante nella regione secondo me lo svolge proprio l'amico Pino Schibboni con la formazione, dove dobbiamo immaginare quasi i nostri giovani come se vivano in una sorta di formazione permanente durante tutto l'arco della vita per essere proprio preparati alle grandi sfide. E oggi più che mai, come sta avvenendo sul Giubileo, questo ci tengo a dirlo perché sta avvenendo in tutto e per tutto, la politica sta dimostrando di essere all'altezza della situazione. È vero che c'è la cabina di regia, c'è il Giubileo SPA, ma il sindaco di Roma, il commissario di governo, ma si sta lavorando di concerto tra il sindaco, Rocca, tra tutti, perché è a tutti gli effetti una sfida comune. Il Giubileo è innanzitutto un evento religioso, ma è un'opportunità ormai unica, ahimè, vista anche che fine abbiamo fatto con le Olimpiadi e purtroppo anche l'Expo non è arrivato, il Giubileo insieme al PNRR sono l'ultima occasione per rilanciare e ridare speranza e fiducia ai nostri giovani. Per cui è chiaro, la sicurezza la inserirei in un contesto generale, dove in questo è chiaro che tutti noi siamo impegnati al di là di quelle che sono le appartenenze politiche. Daniele, onorevole Leodori, voi sapete perfettamente che ci sono luoghi comuni che imperano. E uno di questi in passato è stata la rottamazione, come se degli uomini ad una certa età non valgano più nulla e dovessero essere espunti dal contesto della pubblica amministrazione. Oggi leggiamo invece da dati oggettivi che la maggior parte delle start-up che funzionano, che riescono a prendere il largo, hanno ai vertici over 60. E la stessa pubblica, oggi voglio dire, ma di questo me ne sono occupato anche direttamente, con ogni probabilità la prossima manovra farà in modo che chi vorrà rimanere nei ranghi della pubblica amministrazione, che ha accumulato esperienze e che potrà essere, voglio dire, buon tutore per i giovani, potrà rimanere nella pubblica amministrazione probabilmente fino a 70 anni. Altro luogo comune è quello della concorrenza. Voi sapete che la Bolkestein, che ha imperato, rientra, voglio dire, in questa dimensione di trilivello, dove c'è la legislazione regionale, e qui abbiamo degli interpreti assolutamente illustri, c'è la legislazione nazionale e ne abbiamo altrettanti, e poi c'è la legislazione transnazionale. Ebbene, oggi le direttive comunitarie, quelle importanti, si dice che siano self-executive, ossia sono immediatamente esecutive, per cui se il Parlamento ha approvato una norma che è in contrasto con la direttiva comunitaria, non è più sovrano. Quella norma il giudice la disapplica, è come se non esistesse. Allora vorrei chiedere a Daniele, ma questa concorrenza fa bene al mercato? Oppure comunque va mitigata, va armonizzata? Quello che viene da fuori
e avete visto come è stato trattato De Rossi. Dalla sera alla mattina stava mettendo i birilli, gli ho detto tu non fai più parte della squadra, ciao. Voglio dire, io adesso dico, noi introitiamo dall'estero comportamenti, ma siamo sicuri che questi comportamenti sono realmente adattabili a quello che è anche l'asse portante, i precetti che reggono il vivere civile, che sono dettati dai diritti fondamentali della Costituzione, e arrivo al termine. C'è soltanto un punto che vorrei chiarire. L'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma, perché si ricorda sempre il primo, quello dell'uguaglianza, il difetto di discriminazione, lingua, razza, per carità. Ma il secondo comma è quello in cui i padri costituenti ci hanno detto perché è stata scritta la Costituzione. E la Costituzione è stata scritta per garantire il pieno sviluppo della persona umana. Questa competitività sfrenata, questa concorrenza all'ultimo secondo, che fa sì che questi, i soggetti vengano polverizzati, ma si adatta veramente al nostro paese. Daniele. Innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione, Pino Cangemi e chi ha permesso questa iniziativa così interessante, che ormai è diventata un appuntamento della ripresa molto molto importante da qualche anno a questa parte. Poi non parlo di De Rossi e di Roma qua, perché insomma sono in ampiamente in minoranza. Saresti di parte. Sarei di parte, quindi, e tutti sanno che sono di parte, però qua evito per dovere di ospitalità. Io l'ho detto apposta. Appunto, quindi, tornando, a parte le battute, tornando alla domanda. Ecco, io credo che come tutte le cose serva equilibrio nell'applicazione di un concetto importante per la crescita economica, che è quello della concorrenza, che se la concorrenza non ha un equilibrio che tiene conto della società e appunto non guarda un equilibrio sociale, è dannosa. In linea di principio io sono favorevole alla concorrenza, che ripeto in genere fa bene al mercato, è uno degli aspetti importanti. Noi spesso abbiamo bloccato la concorrenza con monopoli o oligopoli storicamente nei decenni passati, però una concorrenza senza regole sfrenata porta a delle distorsioni assolutamente evidenti. Quindi io da questo punto di vista, è uno dei temi che tu hai citato, che è quello della Bolkestein, è uno degli aspetti assolutamente da verificare, dove tutti, questo lo si sta riscontrando anche in questi giorni, tutti non l'abbiamo condivisa, nell'attuazione del nostro paese tutti abbiamo difficoltà a introdurla con introdurla, a controllarla tra virgolette. Quindi questo è un esempio in cui probabilmente il rapporto legislatore nazionale legislatore europeo ha bisogno di un colloquio e confronto costante, perché introdurrebbe delle distorsioni che, ripeto, è difficile bloccare, si tende a rimandare sempre l'applicazione, non si riesce a capire come non applicarla con delle distorsioni evidenti. Tornando alla prima parte della domanda rispetto al superamento e ai cambi generazionali, io penso che in questo paese ci siano spesso delle mode che vanno dalla rottamazione, sono cicliche, è inutile che su tutti gli argomenti sono delle mode, e quello della rottamazione è un tema che da una decina d'anni a questa parte tutti i partiti e tutti i livelli istituzionali si devono confrontare, a discapito del merito. Questo lo dico con molta chiarezza, perché spessissimo noi
abbiamo pensato, e purtroppo il circo mediatico non aiuta da questo punto di vista, perché spesso segue le mode e non prova a orientarle, ma semplicemente le segue. Nel momento in cui si parla di rottamazione, anche se siamo di fronte a persone assolutamente di livelli superiori rispetto a coloro che dovrebbero sostituirli, si pensa che un cambio generazionale possa funzionare meglio. Do un segnale, chiudo, do un segnale importante però. Nelle ultime due tornate elettorali, in particolare nei comuni, si è tornati a premiare la competenza indipendentemente dall'età. Per la prima volta da un decennio a questa parte, nelle ultime due tornate elettorali, sì, faccio gli esempi in provincia di Roma, che conosco meglio, Civitavecchia e Palestrina, di fronte a proposte di esperienza, diciamo, confrontate con l'innovazione, si è scelto, con l'innovazione, scusate, con la rottamazione, tra virgolette, si è, e con il cambiamento, si è scelto di premiare la competenza e l'esperienza. E quindi io su questo voglio diciamo, come dire, sottolineare che c'è probabilmente da parte dei cittadini, soprattutto negli enti territoriali, un ritorno alla scelta della competenza e della solidità della proposta rispetto ad una rottamazione che invece negli anni precedenti diciamo, la faceva da padrona. Grazie. Ottimo. Allora, all'onorevole Schiboni, che è stato sindaco, volevo chiedere questo. Ferrero ha iniziato a fare i cioccolatini e poi è diventata probabilmente la più grande azienda che abbiamo in Italia, stimatissima, efficiente, di grandissima qualità, proprio un marchio tipicamente italiano. E al centro di questo sviluppo c'è stata la creatività. E allora perché questa creatività nel pubblico non c'è mai? Le aziende pubbliche, quelle in house, anche quelle partecipate, faticano. E il funzionario pubblico molto spesso si limita all'adempimento. È vero che c'è una legislazione senza controllo, un accatastamento continuo di norme. È vero, sono vere tante cose. Però è anche vero che la politica dovrebbe essere formazione, e vengo al suo tema, e selezione della classe dirigente. E allora, un tempo c'era il cursus honorum, c'erano le scuole di partito, c'erano le sezioni dove c'era un rapporto tra giovane e, diciamo, colui che aveva già un percorso rodato all'interno della pubblica amministrazione, per cui c'era esperienza, c'era formazione, c'era aggiornamento. Era un sistema armonico che teneva in piedi, voglio dire, quel percorso che il giovane faceva per gradi e che portava, voglio dire, il giovane ad affrontare con responsabilità, con maturità, la vita politica. E che cosa si sta facendo? Quali sono i progetti? Come si pensa di arrivare ai giovani? Come si pensa di invogliarli? Come si pensa di dare loro, voglio dire, delle prospettive? Come si rende la pubblica amministrazione attrattiva? Faccio una provocazione. Un giovane che fa 30 esami e si laurea con il massimo dei voti non potrebbe essere preso automaticamente nella pubblica amministrazione. È vero che la Costituzione dice che si entra tramite concorso, per esami, ma uno ne ha fatti 30, ha dimostrato di essere il migliore. Io me ne sono accorto quando abbiamo avuto colloqui, adesso anche molto stretti, con l'ENA francese. Ebbene, mi sono accorto che il meglio della Francia sta nella pubblica amministrazione. E quindi io credo che il suo assessorato sia un assessorato fondamentale, perché è quello che può dare prospettiva alla classe dirigente del futuro. Grazie, grazie. Ha parlato di formazione.
Io ringrazio anch'io, ringrazio Pino e ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questo. È il mio primo, è la mia presenza qui a Itaca e semmai vorrei fare anche un invito di fare un'altra sessione, perché questi sono gli incontri che arricchiscono anche non solo chi segue un partito, ma anche soprattutto una classe dirigente. Scusate se molte volte accelero, perché se no il presidente mi alza il cartellino rosso. Quindi vorrei fare un rapido escurso. Sì, io ho fatto il sindaco 20 anni, quindi conosco bene quali sono le difficoltà. Anche Paolo mi ha rappresentato, anch'io ero in quel periodo in cui da un giorno all'altro non potevo più firmare, andare a questuare molte volte una firma, non per interessi personali ovviamente, ma per interessi di una collettività. Chiaramente quello che ha indebolito oggi tutto il sistema, io direi di fare una statua ai sindaci italiani, perché sono coloro che veramente portano sulle spalle tante tante problematiche, perché non dimentichiamoci, come è stato detto, che noi siamo una classe politica che dobbiamo saper rappresentare quali sono le esigenze del territorio, ma più che del territorio anche del cittadino, perché va bene la buca, ma va bene anche un intervento intermedio infrastrutturale e va bene anche la grande progettazione. Quindi tutto ruota sui comuni e sugli enti locali. Chiaramente tutto è stato indebolito da tagli verticali e soprattutto anche da tutta una serie di attività che chi fa il sindaco sa bene. Immagini un'opera, poi prima che prendi il parere del PAI, prima che prendi tutti i pareri possibili, immaginabili della sovrintendenza, eccetera, eccetera, quell'idea che era immediatamente eseguibile e dava lustro, piano piano perde forza e alla fine, dopo qualche anno, può essere anche non utile per quello che si può fare. Si è parlato di turnover anche della pubblica amministrazione. Io questa la ritengo una particolare attenzione che dobbiamo fare e in cui non cadere, perché chi ha lavorato una vita anche in un ente, in un comune, questo va bene Roma, va bene le grandi città, ma ricordiamoci che anche il territorio del Lazio è fatto tutto da piccoli comuni, per cui perdere per superare al limite di età un tecnico, un amministrativo, eccetera, eccetera, crea un problema. Certamente e molte volte neanche è possibile il turnover con giovani che poi vanno formati, perché chiaramente, voglio dire, mettere un giovane, prenderlo perché ha vinto un concorso e metterlo lì può essere un momento di criticità anche per tutto il sistema. Chiaramente per fare tutto questo noi già come Regione Lazio abbiamo fatto un progetto Restart, che è un progetto rivolto soprattutto al pubblico, per cercare di gli dà un titolo anche per aggiornarsi a quelli che sono i bandi europei, perché l'Italia è stata sempre famosa perché spendeva il 10% di quello che ci veniva dall'Europa, a cercare di colmare questa somma, ma chiaramente torno a quello che ha detto anche che è andato via anche il presidente Lodito: bisogna essere pragmatici, bisogna dare la possibilità, bisogna rispondere a quello che sono le esigenze della gente. Come Regione Lazio, io le cito velocemente perché altrimenti andiamo fuori tempo, per i bandi che sono stati fatti, gli sforzi, e per far capire qual è l'orientamento, perché sino a oggi era qualcuno che diceva ai comuni fate questo o fate quell'altro. Io sono dell'idea opposta, che sono i comuni che devono dire a noi ci serve questo e a noi ci serve quell'altro. Quindi
anche questo è un altro punto di debolezza del sistema rispetto a quello prima, è stata la soppressione delle province, soppressione delle province che è stato che è stata una mannaia in quella che è il rapporto cittadino-istituzioni, perché la regione, in questo caso la regione Lazio, è lontana dai cittadini. È vero, ci sono dei cittadini eletti dal territorio, eccetera, eccetera, ma un elemento intermedio operativo, amministrativo, può essere molto più rappresentativo nella regione e aiuta la regione, perché la regione dovrebbe fare legislazione, le province dovrebbero seguire quelle che sono le esigenze del territorio e tutto si va a concludere con i comuni, perché sono i comuni il centro reale della vita italiana. Noi per il diritto allo studio abbiamo implementato proprio e abbiamo fatto un bando di 8,3 milioni per questo, sia per il potenziamento del trasporto scolastico e delle mense, che sono attività che vanno a favore dei comuni che possono in qualche modo dare più risposte. Un grande progetto che sto cercando di portare avanti, e chiedo l'aiuto di tutti, perché non è l'assessore che può fare tutto, è tutta una squadra che può raggiungere gli obiettivi, è quello dell'edilizia scolastica. Noi abbiamo un'edilizia scolastica degli anni 70 che ci costa milioni e milioni d'euro per andare a riparare, fra virgolette, molte volte strutture fatiscenti, ma io sto cercando di lanciare un'altra idea. Ok, va bene quello che si ha, se l'ente comunale vuole mantenere una struttura, perché in quella lì sono passati i genitori, i nonni, eccetera, eccetera, va bene, ma vedere di cercare di innovare questa edilizia scolastica. Tramite, ho fatto fare una piattaforma Regis proprio affinché i sindaci possano introdurre le loro idee su questa situazione. Abbiamo fatto dei bandi di officine municipali che vanno in questa direzione. Non è la regione che dice al comune fai questo o fai quell'altro, sono i comuni che trasmettono alla regione quali sono i servizi, le opere e le attività che possono fare per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che possono essere la consulenza aziendale, può essere tutta una serie di postazioni di smart working, perché chiaramente tutti i comuni hanno un'attenzione anche allo sviluppo, sì, okay, turistico. Centri per l'impiego non ve ne parlo. No, ma è chiarissimo, è stato esauriente, esaustivo. Caterino Rosso. Allora, no, perché ci abbiamo tempi contingentati. Mario, Mario Baccini, che cosa significa governare una città che di per sé è una porta aerei? Perché c'è l'aeroporto più importante d'Europa, ormai ha quasi 50 milioni di passeggeri l'anno, è in previsione la costruzione di un porto assolutamente di livello, di importanza, voglio dire, strategica per i collegamenti anche con il trasporto crocieristico. C'è c'è un interporto, qui c'è l'avvocato Graziano che vedo e saluto, che è stato uno dei grandi artefici di quell'intervento, e poi c'è tutto l'asse stradale, c'è un'economia legata, voglio dire, a un'agricoltura di precisione, di grande qualità, voglio dire, c'è una realtà che sta esplodendo in quell'area. Come si governano questi processi? Sì, grazie professore, io volevo salutare il collega sindaco di Formello che ci ospita in questa bellissima cornice, quindi grazie sindaco Santi, grazie veramente. Non ringrazio Pino Cangemi, perché ogni ringraziamento gli ho detto mi deve dare quattro sigari, lui è in quattro sigari Havana, perché sapete che con Pino condividiamo anche un comune sentire per la cultura dell'Havana. Però io, ecco, è l'udito che ti dà.
Lo dito mi invita ogni tanto allo stadio, però se porto fortuna, quindi questo è un livello. Però per non sottrarmi alla domanda del professor Michetti, volevo cogliere l'occasione per avendo qui due autorevoli parlamentari, Trancassini e Fazzone, volevo cogliere questa occasione, a parte il senatore Lotito ovviamente, di centrare uno dei punti fondamentali che la politica oggi trascura un po'. Il ruolo degli enti locali, abbiamo parlato dei reati, abbiamo parlato del traffico di influenza, che è inutile che noi togliamo l'abuso d'ufficio e rimane il traffico di influenza, insomma stiamo girandoci intorno, questo è il dato politico. Ma poi quello che oggi volevo sottolineare anche qui, poi parleremo con un secondo anche di Fiumicino Città, è il fatto della perdita di potere della rappresentanza popolare. Questo è il punto politico. Ogni atto che il legislatore fa, perdiamo un pezzo di rappresentanza popolare. I sindaci abbiamo detto che sono isolati perché il livello regionale e nazionale sono talmente lontani che anche le questioni che riguardano questi livelli vengono ammortizzati, se ci riesce, dall'amministrazione locale. Quindi c'è un vuoto tra il comune, la regione e il governo e il Parlamento, che è un vuoto incolmabile oggi. Le responsabilità si sommano e poi il legislatore in ogni occasione, sotto pressione dell'organo della magistratura, probabilmente sta tentando di regolare quella discrezionalità politica che invece dovrebbe essere propria. Trancassini lo diceva prima nella sua esperienza di sindaco: noi non possiamo regolamentare ogni atto, perché altrimenti perché andiamo a votare? Se il sindaco deve avere con il segretario comunale, devono con i dirigenti, devono dire questo si può fare, non si può. Io perdo tutte le mattine un'ora, un'ora e mezza, due ore per dire come oggi dobbiamo rischiare di meno davanti a problemi anche importanti. Allora c'è bisogno veramente di una riforma per gli enti locali che ridia ai comuni e ai sindaci quella possibilità discrezionale, ma discrezionale che significa nell'interesse generale, non tanto discrezionale perché bisogna fare qualcosa anziché un'altra. Allora questo è un punto. Se la politica oggi difetta di una classe dirigente, io direi noi abbiamo bisogno di dirigenti con classe, e questo è un altro problema che dobbiamo rimettere nelle scuole, nella formazione, nelle scuole politiche. Ma perché non c'è più una classe dirigente? Perché nessuno vuole più rischiare. Oggi c'è un livello tra il sindaco, giunta e consiglio comunale, è abissale anche, perché tutto è concentrato sui sindaci e sulla giunta, no, i consigli comunali hanno difficoltà a ruotare, qui abbiamo il presidente Severini nella sua esperienza nella città di Fiumicino nel consiglio comunale, quindi se non rimettiamo al centro, se il legislatore veramente non rimette al centro tutti questi problemi, sarà difficile, e se cedono i comuni io credo che questo problema sarà irreversibile. Un'altra questione, concludo, è quello: noi come sapete abbiamo lanciato questa idea, Michetti, della provincia, una provincia al nord di Roma, Porta d'Italia, che va da Fiumicino fino a Civitavecchia. È una idea che noi vogliamo portare avanti, perché l'autodeterminazione di un'area vasta, considerato che siamo in una specificità di Roma capitale, e Roma deve, a mio parere, lo dico a Leodori perché so che è un attento osservatore, Roma deve avere deve essere una città-stato. Roma, il sindaco di Roma ha già problemi a governare una città come Roma, figuriamoci se può venire a Santa Marinella a dire quello che bisogna fare, o a Tivoli o non so dove. Quindi noi ci siamo organizzati: Fiumicino, Ladispoli, Cervetri, Santa Marinella, Tolfa, Lumiere, Civitavecchia, per poter in qualche modo darci, al netto delle risorse, del numero di abitanti, senza togliere niente a nessuno, noi non vogliamo essere governati da un organismo
elefantiaco come è l'area metropolitana di Roma, senza nulla togliere a Roma, perché questa provincia, e oggi io spero che i parlamentari possano in qualche modo darci una mano in Parlamento, ci siamo autodeterminati come consigli comunali e oggi spetta, credo per le competenze legislative, prendere quel treno. So che ci sono province dopo la finanziaria che stanno in itinere e noi vogliamo essere una provincia che porti quel lustro nella Regione Lazio di autogoverno, di capacità su tutti i settori importanti. Ecco, io volevo dare solo questi input dicendo che mi rendo conto che i tempi della politica sono diversi da quelli del pensiero, dobbiamo un po' raccordarci su questi problemi e credo che anche dal Lazio, dalla nostra regione, da Roma, queste iniziative debbano essere prese nel senso giusto, perché l'unico vero obiettivo di un'amministrazione pubblica deve essere quella di applicare l'economia sociale di mercato in alternativa all'automatismo del mercato che ha come ultimo obiettivo il profitto. Ecco, l'economia sociale ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni delle persone e la politica deve soddisfare i bisogni delle persone senza alimentarne i desideri. Grazie. Allora, adesso abbiamo tempi radiofonici, un minuto. Claudio Fazzone, Claudio, la Roma Latina. Beh, la Roma Latina, sono stato io l'artefice con la Giunta Storace a metterla in campo, ottenemmo con il Presidente Berlusconi dal CIPE 560 milioni su mia insistenza, sono state fatte diverse gare come alcuni amici ricorderanno, l'ultima gara fu aggiudicata, poi ci fu un ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato ha riaperto tutto, da lì la necessità di rimettere in campo. Con Rocca, ma già prima obiettivamente anche con il Presidente Zingaretti, si era deciso di rimetterla in campo in maniera diversa e ciò che sta facendo il Governatore Rocca rispetto anche alla Bredella Aprilia Cisterna Valmontone, che addirittura ha avuto un'accelerazione che è stata, diciamo, progettata e sono stati fatti gli espropri in tempi record e si prevede, rispetto a un'audizione che ho fatto del commissario in commissione, nella commissione che presiedo, i tempi di realizzazione, di inizi lavori, si parla del primo trimestre del 2025, quindi c'è un'accelerazione sulla cisterna Valmontone, c'è ancora un fermo sulla Roma Latina che poi col governatore e con il ministro Salvini abbiamo portato fino al mercato ortofrutticolo di fondi rispetto ai fondi come realizzare quest'altra arteria, quindi stiamo lavorando per le risorse che servono per poter realizzare questa arteria importante. Mi consenta solo una cosa rispetto a quello che diceva l'amico Mario, che ha la doppia esperienza, quello che ha fatto il ministro parlamentare, oggi fa il sindaco e si trova ad affrontare problemi totalmente diversi di quelli che si affrontano quando uno è in Parlamento. I sindaci vivono momenti di grande difficoltà rispetto a delle legislazioni che sono state fatte negli ultimi 15 anni che penalizzano fortemente i sindaci anche nella programmazione e nella gestione dei bilanci comunali. Lì ci vorrebbe un intervento diverso. A mio avviso, quando Renzi propose la riforma costituzionale, io ero vicepresidente vicario degli affari costituzionali e dissi a Renzi che secondo me la riforma migliore, se lui voleva creare evitare il bicameralismo, era quella di fare la Camera che si interessava delle leggi statali, il Senato delle autonomie, 5 materie, quale dichiarazione di guerra, bilancio dello Stato, elezione dei membri della Consulta del Capo dello Stato e bicameralismo, ed eliminare le regioni, che secondo me sono l'ente che crea più difficoltà non solo ai comuni ma anche agli imprenditori cittadini che si rivolgono a quell'ente. Le risposte non arrivano prima di 3-4 anni, se va bene, a livello autorizzativo di varie autorizzazioni che servono. Quindi immaginare uno Stato più semplice, costruito da una Camera che interviene sulle leggi nazionali, un Senato che si occupa
delle autonomie e quindi dei comuni, e le province che hanno e conoscono una vocazione territoriale, che possono esaltare la qualità vocazionale delle province, poteri diretti e alcuni poteri maggiori anche direttamente dei sindaci, e poi istituire all'interno di ogni ministero un dipartimento enti locali in funzione di ciò che serve al sindaco rispetto ad finanziamenti nazionali. Questo secondo me sarebbe una visione di uno Stato molto più leggero, molto più vicino ai cittadini, che consentirebbe maggiore investimento nella nostra Italia anche da parte di privati che non vengono ad investire, perché per avere un'autorizzazione si impiegano 3-4 anni e poi bisogna stare attento se non interviene non il penale ma addirittura l'amministrativo o il civile, che finisce, diciamo, la possibilità di realizzare. Questa secondo me, a mio avviso, sarebbe qualcosa che dà sostegno ad un'Italia, diciamo, che è nel secondo millennio e che vive nella globalizzazione, che deve avere amministrazioni che danno certezza delle risposte, ma anche amministratori capaci. Gli amministratori capaci non ci sono per le motivazioni che ha detto bene Mario, ma anche perché è venuta meno la politica, perché i sistemi elettorali hanno fatto sì che la politica è sparita nella organizzazione delle funzioni che deve svolgere all'interno delle proprie sezioni. Questo bisogna dirlo con grande coraggio, quindi va rivisto un po' tutto il sistema, anche quello della democrazia. Se vogliamo riportare la gente a votare, noi dobbiamo fare delle riforme elettorali che non vadano a difendere la poltrona di chi la fa, ma che mettono al centro i cittadini di poter scegliere direttamente la persona a cui votare, e quella persona che viene eletta deve sentire il peso e la responsabilità di quel voto verso i cittadini, e non deve essere neanche succubo di chi oggi è il segretario di un partito che magari ti nomina il partito. Questo sarebbe qualcosa di più funzionale, quello che serve al nostro paese. Molto bene, molto bene. Paolo, a che punto stiamo con la Roma Salaria, con la Salaria, con i lavori per il conseguimento di un tratto stradale che sia più agevole, più fluido, ecco? Beh, con la Salaria siamo a buon punto. A me piace sottolineare che noi, quando andava bene, portavamo a casa un emendamento su questa importantissima strada, che è l'unica di accesso a Rieti, alla provincia di Rieti, alla strada su cui viaggia la ricostruzione. Col governo Meloni, con la prima finanziaria del governo Meloni, la Salaria era diventato un articolo in finanziaria, con uno stanziamento importante che sul pluriennale praticamente copre tutto il tratto stradale. La vera sfida adesso è quella della ferrovia, perché la provincia di Rieti, la città di Rieti, è l'unica che non è servita né dalla ferrovia né da un'autostrada, l'unica provincia d'Italia, e noi abbiamo il tratto che arriva, manca il tratto da Passo Corese a Rieti, il tratto da Passo Corese a Osteria Nuova. Abbiamo finanziato la progettazione e siamo convinti che la buona politica porterà al finanziamento di questo tratto. Permettimi in un minuto però di dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore di questo governo. Finalmente siamo passati dall'utilizzo di un argomento che fa sempre molto a breccia, perché sono anni che chi parla delle aree interne, chi parla dei piccoli comuni, chi parla di queste, diciamo, peculiarità strappa sempre un applauso. Siamo passati però dalla teoria alla pratica, perché oggi questo governo investe nelle aree interne, investe nelle realtà più piccole, nella consapevolezza di quanto esse siano importanti, non solo da un punto di vista proprio, insomma, della presenza dei territori, ma per quello che oggi rappresentano, perché oggi l'identità, l'appartenenza, i dialetti, la gastronomia, cioè quello che fa dell'Italia un paese straordinario, ormai lo trovi soltanto nell'entroterra, nei comuni più piccoli, piuttosto che nelle grandi città. Ecco, questo secondo me è un dato molto molto significativo, che ovviamente per me è decisamente importante. Mi ero dimenticato di fare i complimenti e di ringraziare il sindaco, perché io sono tra l'altro il deputato del territorio, lui è il sindaco, uno dei più vivaci insieme al sindaco di Rieti, e meno male che sono solo questi due, se no io ero morto, rispetto alle richieste, insomma, che fanno. Insomma, davvero complimenti per il lavoro che fai, e voi siete molto fortunati.
Allora, assessore Schibboni, Pietro, Piero, Pino, c'è nel sistema economico qualcosa che non aggrappa il dente, cioè la catena non riesce a girare bene, è il ceto medio. Noi abbiamo il ceto medio che si impoverisce sempre di più. È vero che abbiamo fatto un grande sforzo, allargando anche i cordoni, no, di quella che è l'erario pubblico per sostenere chi non ce la fa, chi non produce. Ma se chi produce lo desertifichiamo, lo esauriamo, chi mantiene poi chi non produce? Siamo per partire con due progetti, Starter e Start, a brevissimo, uno partirà adesso, l'altro il mese di novembre, soprattutto il primo dedicato dai 18 ai 35 anni, possibilità di formarsi, perché è quello che io vedo tutti i giorni, nella mia delega vedo dalle crisi aziendali, un'industria, sono sempre lì di casa, sindacati. Quindi chiaramente voglio dire, uno degli elementi fondamentali è le competenze. Fatto quel passaggio di acquisizione di competenze, alle competenze corrisponde una maggiore retribuzione. I prossimi bandi avranno anche la possibilità di erogare è una brutta parola, di finanziare le aziende che in quota meno faranno contratti a tempo determinato, sostenerle con l'FSE in modo più importante con contratti a tempo indeterminato. Molto. Questo poi di economia nazionale non me ne occupo. Giorgio, senti, ma quello che è successo in Emilia-Romagna era successo un anno fa. Allora ci si chiede, ma anche, voglio dire, quegli interventi, è vero che la macchina burocratica è lenta, la pianificazione, la programmazione, la progettazione, Giorgio, impiegano tempo e forse un anno non è stato sufficiente. Però, voglio dire, l'alluvione, cioè quelle aree in depressione, si sa che ci sono da anni. Allora, senza dare responsabilità a nessuno, perché queste sono responsabilità della politica in senso lato, perché non è soltanto l'Emilia-Romagna, ma voglio dire, anche in altri contesti territoriali, non ne farei mai una questione di casacca. Chiedo, ma non è che questo rappresenta il fallimento del PNRR? Io parto dal principio, proprio sinceramente. È una provocazione, no? Per onestà intellettuale dico che c'è la calamità, purtroppo quando avviene avviene, raramente è capitato. Riformulo la domanda, scusa Giorgio, non è che forse nel PNRR avremmo dovuto inserire meno ciclabili? No, meno... Ho compreso. Okay. No, grazie, ho compreso, però ci tengo a chiarire l'aspetto, sì. Sennò come succede una cosa, se governa il centrodestra attacca il centrosinistra. Ma certo. Cioè questa roba sinceramente non mi appassiona, sono calamità, sono disgrazie, disastri naturali atomici dove è chiaro, ritorna sempre in prima linea quella che è la prevenzione, per cui adesso il PNRR, viva Dio, è un'opportunità grande che ha il nostro paese, come appunto ha l'opportunità per i fondi per il Giubileo. E certo, quando avviene poi andiamo sempre a cercare i colpevoli, nella verità dobbiamo veramente mettere in campo una cultura che sia proprio quella del non solo del prevenire ma dell'attenzione sui territori, e in questo serve, guarda, mi ricollego anche a prima, serve veramente pure tutti, chi mi ha preceduto che ha parlato giustamente delle province, del loro ruolo che possono avere, a me anche in questo potrebbero avere un ruolo molto importante. Oggi le istituzioni in questo devono lavorare insieme, obiettivamente è un tempo che non è che ci si può soffermare su colpe o meriti, purtroppo sono disgrazie evitabili, in questo hai ragione, evitabile hai ragione, ma attrezziamoci con i mezzi che ci sono per farlo. Oggi è più che mai una sfida
di tutti, una sinergia generale. E devo dire, sono proprio queste occasioni, Enrico, ne approfitto, occasioni proprio per confrontarsi, sì, ma anche per rivedere amici presenti sul territorio. Consenti pure di salutare, che è un altro grande protagonista, il presidente della BCC, Mario Porcu, che veramente è sempre presente nelle iniziative, ma è presente innanzitutto nel dare risposte, perché oggi è visto anche col sistema bancario, tutte multinazionali, tutti lontani, è difficile parlare proprio, per cui anzi oggi più che mai è una sfida, mettiamocelo in testa, è una sfida comune da parte di noi tutti. Ci ho tenuto a dire, guardate la serenità con la quale con l'amico Daniele, con tutti ci confrontiamo, chiaramente senza sconti, però certo. Oggi non serve più, bisogna andare avanti, è una sfida, condivido pienamente, scusami se mi allargo un po', ma veramente la sfida, oggi il mestiere del sindaco forse è il mestiere più in grado, per cui qua ho visto sindaci presenti, dal sindaco di Formello al sindaco Mario Baccini, saluto anche con piacere il sindaco di Anguillara Angelo Pizzicalo, che anche lui sta sempre sul fronte come tutti i sindaci. Devo dire grazie davvero, una buona giornata, è stato un buon lavoro, adesso c'è per alcuni di noi una cosa molto importante, grazie. Daniele, allora, la parte più produttiva del Paese, dove il Paese ha avuto il boom economico, all'articolo 114 della Costituzione si recitava in tal senso: Stato, c'erano le regioni, ma fino al 1970, metà degli anni 70, non erano operative, erano il frutto di un tratto di penna, ma tutto si reggeva sulle province e sui comuni. Questa è stata, forse quei 30 anni sono stati quelli che ci hanno fatto mettere fieno in cascina e che ci hanno consentito poi di reggere l'urto anche, no, di eventi traumatici come la crisi del petrolio e poi, no, il periodo di Tangentopoli e quant'altro. Allora, le province hanno come, voglio dire, asse portante l'omogeneità. Voi immaginate una riforma delle province, che è una riforma che non è stata completata. La Delrio aveva bisogno del referendum. E dov'è che probabilmente ha il suo punto di censura più ampio? Nelle aree metropolitane. Perché il sindaco di un'area metropolitana, povero disgraziato, già non riesce ad andare per i quartieri della propria città, figuriamoci se può andare a visitare comuni come Tolfa, Lumiere, non so, ma anche i grandi comuni, sono 120 i comuni, ma questo succede anche a Milano. E allora come si fa a tenere in piedi un ente dove il presidente non esiste? È come se il sindaco, tu lo eleggi, però sta in Guatemala magari, no? Oppure sta... Questa, diciamo, è la censura che... Viene. E poi perché? Perché un provvedimento dovrebbe calzare a guanta quella che è la realtà che disciplina. Ossia, noi abbiamo una realtà, quella castellana ad esempio, che è diversa dall'area urbana e suburbana di Roma, che è diversa dall'area rivierasca, che è diversa dall'area, diciamo, montana sublacense. E allora se si fa un provvedimento che deve andare bene alla collina, alla montagna, all'area suburbana, e anzi l'area suburbana è quella che ha più peso di tutti e quindi decide se il provvedimento può essere emanato o meno. Ecco, io credo che, e voglio chiedere a Daniele, ma quel sogno che era nel 2010, 2011, 2012, che io condivisi con un grande politico che oggi purtroppo non c'è più, che però rappresentava l'area castellana in maniera dignitosissima e devo dire anche lo ha fatto per una vita. Era un sogno la provincia dei Castelli Romani, complementare a Roma, sinergica con Roma, ma non periferia di Roma. Che ne pensi, Daniele? Allora, innanzitutto vi tranquillizzo, dopo questa domanda vedete il secondo tempo della Lazio, perché insomma qua mi serve questo, mettetevi tranquillo perché è una domandina un po' così, a parte le battute. Io penso che noi dobbiamo
parlare della modifica dell'Aterrio. Allora, prima facciamo questo e prima affrontiamo tutti gli altri discorsi. L'Aterrio, che complessivamente deve essere sottoposto a referendum, hai ragione. Certo. Nel momento in cui quello strumento è venuto meno, ha necessità di una revisione rapida, perché le province così come sono non vanno bene e non funzionano per tutti, sia quelle metropolitane, sia le città metropolitane, sia le altre province, perché sono degli enti di secondo livello che non hanno quell'importanza che la Costituzione gli attribuisce, quindi non sono quel ente di secondo livello, comuni, province, regioni. Poi oggi stiamo parlando di regionalismo e autonomia differenziata, quindi o teniamo tutto insieme rapidamente, oppure noi, se parliamo senza tenere tutto insieme nella discussione che dicevo prima dell'impalcatura istituzionale, diciamo, il ripristino delle province, l'autonomia differenziata e i poteri dei comuni, io credo che facciamo un ragionamento a metà, come è classico spesso delle istituzioni italiane. Quindi questo è l'aspetto principale: revisione del Rio, autonomia differenziata e modalità con cui noi ci accingiamo ad introdurre e a completare l'iter della riforma del titolo quinto, perché l'autonomia differenziata sta nel titolo quinto, però a distanza di 23 anni, anche qui, prima di procedere con l'accelerazione sull'autonomia differenziata, io credo noi dovremmo capire se tutte le materie della riforma del titolo quinto hanno raggiunto gli obiettivi che noi ci eravamo dati con quella riforma lì. E voi capite che la discussione sarebbe molto molto ampia e approfondita. Aggiungo una considerazione e chiudo davvero rispetto a quello che faceva il sindaco Baccini. Nuova provincia, diciamo, che si sta immaginando in quella direzione. Io non sono contrario a priori sull'istituzione di nuove province, ma se noi con questo quadro normativo introduciamo nuove province, aggiungiamo errore ad errore, perché se noi prima non partiamo dalla riforma del Rio, noi introdurre e autorizzare nuove province, secondo me, è un errore strategico imperdonabile. Seconda considerazione che faccio: noi pensiamo che nello scenario internazionale la città di Roma, nell'attuale conformazione, può essere competitiva, è una città competitiva e è un'area metropolitana competitiva, oppure ha bisogno di essere supportata dal resto del territorio regionale per rispondere alla, diciamo, alle sfide internazionali che oggi le grandi aree metropolitane ci lanciano? Ecco, io penso che siccome la competitività la fa la forza economica, la fanno i cittadini, la città di Roma, che ha 3 milioni di abitanti, nel confrontarsi con le grandi aree metropolitane europee, già siamo al 30%, cioè, o meglio il 70% in meno circa, ma se noi guardiamo le grandi aree metropolitane delle economie emergenti, in particolare quelle orientali, stiamo al 10% in alcuni casi. Allora io penso che Roma, cioè, noi dobbiamo partire da un ragionamento completamente opposto, e per rafforzare Roma e per rendere Roma una capitale davvero internazionale, che oggi non lo è, guardate, se noi oggi guardiamo la nostra città, è una città, tra virgolette lo dico, la nostra capitale, lo dico tra virgolette, abbastanza provinciale, che non risponde, non è in grado di rispondere alle sfide che a livello internazionale ci lanciano. Allora io penso che noi dobbiamo lavorare in uno schema completamente diverso, provare ad integrare sempre di più il resto del territorio regionale all'area metropolitana di Roma. E questi interventi di cui prima abbiamo parlato, la Salaria, tardivi di 50 anni, diciamo così ci prendiamo le responsabilità tutti e non diamo responsabilità politica a una parte o all'altra, tardive di 50 anni, nel momento in cui noi parliamo della Salaria, parliamo della Roma Latina Cisterna Valmontone, parliamo della Orte Civitavecchia, parliamo della trasformazione di linee ferroviarie e linee metropolitane, perché questo è il ragionamento che noi oggi dovremmo fare, e qui introduco il tema
abbiamo speso bene risorse del PNRR o stiamo spendendo bene risorse del PNRR, sia nella programmazione vecchia che in quella nuova, quindi anche qui trasversalmente sì, responsabili, esatto. Nessuno escluso. Io penso di no, perché stiamo facendo l'errore di parcellizzare in troppi piccoli rivoli risorse straordinarie e quindi apro parentesi, chiudo parentesi sulla mia idea di utilizzo delle risorse PNRR e fondi europei. Io credo che noi dovremmo lavorare a rafforzare da un punto di vista infrastrutturale il collegamento di Roma con il resto del territorio regionale e immaginare la Regione Lazio su, diciamo, come un'unica grande area metropolitana che si tiene insieme e il resto delle province supporta Roma a diventare sempre più competitiva rispetto alle grandi capitali europee ed internazionali, perché la sfida in futuro sarà assolutamente diversa. Questo continente avrà, diciamo, da qui a 30-50 anni 400 milioni di abitanti complessivamente. I nostri dirimpettai del Mediterraneo passeranno da 1,5 miliardi a 2,5 miliardi, con un paese solo che è la Nigeria, che nelle previsioni farà 700 milioni di abitanti. Allora noi abbiamo questo scenario da qui a 30 anni, se noi pensiamo, 30-50, se noi pensiamo che la nostra capitale di 3 milioni di abitanti debba continuare a ragionare e a lavorare esclusivamente all'interno del raccordo anulare, io credo che noi facciamo un errore strategico e di prospettiva imperdonabile. Quindi adesso, al di là delle alchimie, dell'impostazione istituzionale in revisione completa, perché riforma del Rio, come dicevo, autonomia differenziata, poteri a Roma, sono argomenti che devono essere tenuti tutti insieme, ma nella logica di immaginare Roma come il punto di riferimento di una grande area metropolitana da 6 milioni di abitanti circa. Allora a quel punto io credo che noi avremo fatto in una prospettiva medio-lunga un servizio alla capitale e a questa regione, andando a rafforzare anche il resto dei territori regionali, che oggi, se noi guardiamo la conformazione socio-economica di questa regione, è una conformazione in cui ogni provincia guarda ad un'altra regione di riferimento. Se noi vogliamo dirci la verità, è così. C'è il nord che guarda ad alcune regioni, il sud guarda ad altre regioni. Abbiamo creato l'istituzione regionale, ma non la regione da un punto di vista socio-economico. E chiudo con un esempio concreto. In questa logica, voi e noi pensiamo che CAR e MOF, lo dico perché ne ho discusso quando ero assessore, no? Da un punto di vista reale, debbano continuare a lavorare separatamente, al di là della conformazione giuridica dei due mercati importantissimi, uno del sud e uno della capitale, oppure debbano provare a fare sinergia per essere competitivi con i mercati internazionali. Ecco, questo è l'obiettivo che noi credo dobbiamo provare a raggiungere con le riforme istituzionali che pensiamo. Ogni altro obiettivo, secondo me, è secondario rispetto all'obiettivo madre di rendere competitiva il più possibile la capitale e far crescere intorno alla capitale un intero territorio regionale. Grazie, professore. Beh, allora, l'ultima parola a Baccini per chiudere il giro e poi i saluti da parte del sindaco. No, io direi... Aspetta Mario. Allora... Questa è una visione assolutamente plausibile, è una visione, uno scenario che ha una sua ragionevolezza istituzionale. Però chiedo, ma il modello Parigi, Île de France, ossia dove svincolando le aree e questi territori che hanno la loro autonomia e anche la loro responsabilità, che riescono ad esaltare le peculiarità con provvedimenti immediati, con provvedimenti puntuali, con una presenza costante di tutti gli organi, può essere un modello alternativo su cui pensare? Può essere, grazie a tutti e buona domenica. Grazie Mario. Momento. Allora ci salutiamo qua. Pino è scappato, come sapete, ci doveva essere un ultimissimo step, purtroppo
abbiamo sforato, no Pino c'è, eccolo Pino, Pino, avrete modo poi di salutarlo, così non gli fate proprio vedere la partita per niente. Saluto i miei colleghi sindaci che sono venuti qua, di Anguillara, di Morlupo, il sindaco di Campagnano, il sindaco di Magliano Romano, insomma c'era, cioè, ci sono tanti sindaci, quindi grazie e vi do l'appuntamento a Itaca 20.25 per il prossimo anno. Grazie a tutti gli intervenuti, un ringraziamento fortissimo a tutti i ragazzi della segreteria che in questi tre giorni li abbiamo massacrati, grazie, grazie tante, grazie, arrivederci al prossimo anno.